Allora, è Ecco, aperto. eccoci, scusate, buonasera, benvenuti, Buonasera. buonasera, benvenuti a questa nuova Ciao ciao. puntata di Otto Sofia. Scusate il ritardo, sempre peggio, ma appunto io mi voglio giustificare perché questi giorni di guerra a Gaza, insomma, ci hanno abbastanza ingolfati, anche perché non ce l'aspettavamo e quindi abbiamo dovuto ripassare tutto quello che ci eravamo scordati negli ultimi 3 anni. E vabbè, è andata così, e a loro li va peggio, quindi non ci si può nemmeno lamentare. Sono quei casi in cui devi stare zitto e basta e marciare a diritto. E è tornato stasera con noi. Poi dopo metto anche sotto pancia, appunto, proprio non ho fatto nella copertina né niente, proprio un disastro. È tornato con noi Francesco Marchesi, graditissimo ospite. Che vi ricorderete l'ultima volta, insomma, era stato con noi per parlare del suo testo su Machiavelli, e a questo giro, insomma, un po' riparte da quel ragionamento lì per allargare un po' il discorso. Poi ne parleremo. Io ora dico due cazzate, poi mi chedo a Maggiore. intervistarlo, insomma, da tutti noi in qualche modo, quel che ci viene, tutti voi dalla chat, sentitevi liberi di fare domande. A Otto Sofia tendenzialmente fate poche domande perché forse vi sentite un po' in soggezione, ma non dovete, ecco, insomma, fatele le domande anche se vi sembrano, insomma, poi stasera tanto c'è anche il Nencioni, quindi non possano essere di un livello più basso di quello che dirà il Nencioni, quindi questo l'abbiamo fatto apposta Buonasera a anche per tutti, anche io vi voglio mettermi. bene. Esatto, e niente, detto questo, basta, mi chiedo, non so se ti stavo chiamando Roberto, No, io pensavo Roan. sono molto tanto. Tommaso, se vuoi dire due parole, te, la vostra telecamera è È quella lì, quella. quindi guardate lì dentro, se no sembra mi guardate la fava, cosa che è giusta, insomma, chi non vorrebbe, però insomma, È un in un altro privilegio momento, per pochi. in un altro momento. Sì, io allora, dicevo, io la presentazione di Francesco, me la, son, di Fra, no, la presentazione dei temi di cui Francesco si occupa me la sono giocata già l'ultima volta quando parlavo del fatto che Machiavelli gli faceva giocare a carte e andare a caccia, e quindi il mio ruolo più o meno si esaurisce qui stasera. Ho da dire ben poco, però in realtà no, Anche perché. Boati dal culo ti dice dai Nencio. Però no, perché in realtà, siccome. Io sono un accanito lettore e discepolo di Francesco, ho presente la sua produzione letteraria, filosofica, e questo mi sembra, insomma, no, che comunque sia si possa dire questo volume, che l'autore era contrario, però noi si è schiaffato qui in primo piano perché vi dovete frugare tasca, oltretutto, Esatto. continua un po' sulla falsariga degli studi precedenti. Io mi ero preparato due o tre domande su temi specifici, però forse per dare anche un po' di un inizio un po' divulgativo prima di infognarci in cose che interessano solo a me, forse nemmeno a te che interessa, infognarci in cose che interessano solo a me, che nemmeno all'autore interessano, la prima riflessione, quella classica, è sul titolo, no? Che è quello che è evocativo poi del contenuto del libro. E ovviamente è una domanda in realtà a trabocchetto, perché questo ritorno ai principi di cui Francesco parla, in realtà ne parla da par suo, dando un'interpretazione, direi, globale della storia del mutamento politico, e poi tradotto anche da Giuliano nel Pippone di oggi, anche del mutamento rivoluzionario. Quindi non è una storiella sulle questioni dell'eterno ritorno, dell'età dell'oro. Si parla in realtà poi anche di questo, però se ne parla in una chiave particolare. Quindi ecco, prima di rompere i coglioni agli spettatori, una domanda un pochino più generale per presentare il libro te la dovevo fare, quindi ecco, partirei dal titolo. Certo, sì, tanto buonasera a tutti e grazie a Giuliana, a Letizia per l'invito di nuovo, mi fa molto piacere essere qua. Ma insomma, il titolo che avevo suggerito e che è stato assolutamente bocciato da Giuliano e Letizia, giustamente, come tutte le pubblicazioni, i luoghi di cultura e sapere che si rispettino, i titoli sono redazionali. Io il titolo che avevo proposto non era Elogio della rivoluzione, era La rivoluzione prima della rivoluzione. Perché un modo in cui si può definire il ritorno ai principi è proprio, come dire, l'idea che circolava
del mutamento storico prima dell'epoca delle rivoluzioni moderne. E come faceva Letizia nel Pippone di oggi, si può partire dal momento di passaggio, no? Dal momento in cui il ritorno ai principi si trasforma nelle rivoluzioni moderne, nel concetto moderno, maturo di rivoluzione. È una sorta di scena madre della modernità rivoluzionaria, la scena iniziale, se si vuole, perché è quella scena che si svolge il 13 novembre 1792 alla convenzione, no? La convenzione rivoluzionaria, durante appunto la rivoluzione francese, in cui si sta discutendo della necessità o meno di uccidere il re, insomma, del problema del regicidio. E in questa occasione la convenzione si divide sostanzialmente in due fazioni, che poi sono quelle classiche di quel periodo. Da un lato la Gironda, insomma i girondini, come diceva anche Letizia, eredi della tradizione liberale e esponenti di una parte alta, potremmo dire, della borghesia francese dell'epoca, che ritengono, insomma, che il re debba essere processato e non giustiziato, così, diciamo, per direttissima. Naturalmente dietro c'è una questione politica, c'è l'idea, come dire, di una parte più moderata della rivoluzione, che ritiene che il rivoluzionario sia già trattare il re come un cittadino normale, no? E quindi processarlo, in effetti. Però c'è anche una questione che qui ci interessa di più stasera, legata all'idea di mutamento storico. I girondini vogliono stemperare la rottura rivoluzionaria che, come sarà poi da lì in poi nelle rivoluzioni moderne, nelle rivoluzioni sociali della modernità, deve passare anche, lo si imparerà nei decenni e secoli successivi, per l'uccisione dei re, dei monarchi, delle classi dirigenti dell'epoca, soprattutto dei personaggi che le simboleggiano, in qualche modo che simboleggiano questi regimi plurisecolari. Dall'altra parte abbiamo i Giacobini, in quel caso soprattutto incarnati da Saint-Just, stretto collaboratore di Robespierre, che in un famoso discorso in quell'occasione, invece il discorso passato alla storia come il discorso del regicidio per l'appunto, sostiene che invece no, bisogna uccidere il re, non bisogna trattarlo come un cittadino, ma bisogna combatterlo come un nemico. Quindi non dal lato della giurisprudenza, per così dire, ma dal lato della politica. Deve essere combattuto come uno straniero, in un certo senso, come un nemico. Anche qui c'è una questione politica, ovviamente, dietro, ma c'è una questione anche inerente al mutamento storico. Qui si inaugura quella tendenza di cui dicevamo poco fa, per cui nelle rivoluzioni moderne si deve passare per l'uccisione del monarca in modo da creare una cesura che, come dire, non permetta di tornare indietro, ecco, rispetto a quella discontinuità storica che si è venuta a creare. Ma la cosa che ci interessa ancora di più, per parlare del rapporto tra rivoluzione e quello che c'era prima, l'idea del mutamento storico che c'era prima, è l'argomento, no, che usa Saint-Just, che è curioso. Perché Saint-Just ci dice che bisogna aprire al futuro, rompere irrimediabilmente col passato e col presente, insomma, soprattutto, ma per farlo bisogna ispirarsi a un passato ancora più remoto, insomma, a una tradizione di lunghissima durata. Bisogna, insomma, fare come i Romani, bisogna fondare una repubblica come fecero i Romani, e i Romani lo fecero uccidendo i tiranni, fino all'esempio più classico, insomma, del cesaricidio, invece, no? Un episodio classico della storia delle guerre civili e della storia repubblicana romana. Che cosa vuol dire questo? Perché è interessante? Perché Saint-Just inaugura la stagione delle rivoluzioni moderne che si lasciano alle spalle la tradizione, il passato, eccetera, eccetera, riferendosi però alla tradizione e al passato. E questa è una storia che in realtà, appunto, ha una lunghissima durata, che nella modernità risale almeno a Machiavelli, ma che affonda ancora più indietro. Per Machiavelli, ad esempio, ma poi ne parleremo con più calma,
gli ordinamenti politici, i corpi politici, come diceva lui, devono essere riformati, devono conoscere l'alterazione, il cambiamento storico almeno ogni 10 anni. Addirittura bisognerebbe arrivare a istituire un ordinamento che si trasformi, che produca cambiamento ogni 10 anni. Perché se un ordinamento sta, come dire, dura troppo a lungo, in qualche misura, tende a corrompersi, ci dice Machiavelli, tende a perdere la propria vitalità interna, che, come sappiamo, è una vitalità conflittuale. E dunque, ecco, anche qui, il passato, ci dice Machiavelli, è una risorsa per fare questo, perché, ci dice appunto il segretario fiorentino, come a volte lo si chiama, ogni 10 anni bisogna ritornare ai principi. Che cosa vuol dire in questo caso? Bisogna ripetere, vuol dire Machiavelli, la fondazione. Cioè bisogna ritornare al momento iniziale della fondazione, appunto della forma politica quale che essa sia. Quindi ritornare ai principi non significa recuperare un passato arcaico, non c'è un'opzione nostalgica in questa chiave. C'è l'idea che si debba fare come i grandi fondatori, anche qui per Roma, per esempio, Romolo. E si debba tornare all'atto fondativo che, come ci hanno insegnato per esempio gli antichi, significa in fondo creare qualcosa di nuovo. Questa storia naturalmente anche nella modernità attraversa varie fasi. Nel libro seleziono in particolare alcuni autori, Spinoza, Montesquieu, di cui se poi vorrete parliamo, per poi arrivare appunto all'esito maturo della Rivoluzione Francese. Concludo solo, raccontandovi perché secondo me può essere interessante questo elemento, ripercorrere questa traiettoria, che apparentemente sembra un po' radicata nel nostro passato. Ma intanto perché da quando c'è stata quella fase conosciuta da tutti noi purtroppo come fine della storia, insomma un po' dall'inizio degli anni 90, se si vuole, c'è stato anche detto che nella modernità si è provato a cambiare la storia in fondo cercando di rompere del tutto col passato, e questo ha creato in fondo tragedie. No, le rivoluzioni moderne avrebbero voluto cambiare, secondo questa idea, addirittura la natura dell'uomo. Sono state accusate di ingegneria sociale, no? Le grandi rivoluzioni moderne. E, come dire, cercando di lasciare il passato, perfino la natura umana, alle proprie spalle. Questa tesi, ammesso che sia vera, però lascia, non considera il fatto che le grandi rivoluzioni moderne e soprattutto tutta l'idea del cambiamento nella modernità storica europea passa invece per una reinterpretazione e un uso politico, rivoluzionario del passato, della tradizione. E poi c'è un altro aspetto, più politico, se si vuole, e cioè l'idea che, come diceva Letizia in conclusione, un autore anche nostro, insomma, italiano, come Gramsci, ci ha insegnato che proprio radicarsi in una tradizione nazionale è storicamente un passaggio obbligato per produrre un cambiamento storico che sia efficace, diciamo. E che invece l'idea di rinunciare del tutto, no? Di creare una discontinuità che faccia, piazza pulita del passato in assoluto, di una tradizione appunto nazionale, di tradizioni culturali popolari radicate in una storia. Insomma, per Gramsci questo è qualcosa che ha portato storicamente a grandi sconfitte e a involuzioni anche talvolta reazionarie nella storia del nostro paese, naturalmente non sono mancate. Quindi ecco, questi due spunti anche in relazione a un concetto, quello del ritorno ai principi, che ci può sembrare apparentemente un po' arcaico, un po' lontano da noi. Ed è per questo che noi fonderemo un nuovo partito populista e lo chiameremo... Democrazia Cristiana? Demo. Radicati nella tradizione del paese. Esatto. E sì, questo è anche un libro che si può, secondo me, almeno per la lettura che ne ho fatto io, che si può analizzare anche per parole chiave. Allora, io provo a tenerne insieme tre per costruire un ragionamento e poi una domanda. La prima parola chiave, in realtà ne ho già parlato, è la questione della fondazione. Questa secondo me è la prima parola importante. La seconda parola importante, ne avevamo già parlato a lungo in realtà nella discussione precedente che avevamo fatto su Machiavelli, è la parola conflitto,
che però è, nella riflessione di Francesco è particolarmente legata alla terza parola chiave, che è quella di istituzione, no? Quindi fondazione, conflitto e istituzione. Perché questo libro, come tutti quelli di Francesco, in realtà è anche un antidoto fondamentale contro non so come io lo chiamerei, contro il montalismo politico, cioè contro il pensiero slegato. Montale c'ha questa immagine del mare, no, che è costituito da scaglie e non da onde, no? E nel pensiero di oggi c'è molto montalismo politico, secondo me. E questo è senz'altro un buon antidoto, perché appunto Francesco ripropone questa dialettica fondativa fra conflitto e istituzione. Non c'è conflitto produttivo che non finisca nelle istituzioni nuove. L'altra volta di questo argomento se ne ha parlato relativamente all'ottica di Machiavelli, che in qualche maniera tu ampli questo filo rosso. Quindi io ti chiederei innanzitutto, vabbè, di accennarlo dal punto di vista diacronico, però poi avrei anche una domanda che la fo a te, ma in realtà la fo anche a me stesso, perché questa idea, che secondo me è centrale e finché il pensiero rivoluzionario in tutte le sue declinazioni ha avuto un senso, è quando è stato arroccato su questa idea, quando se ne distacca, viene fuori un pensiero impolitico. Però c'è un però. La teoria è questa, poi però c'è la pratica dell'istituzione. Allora, se nel libro questa cosa è sotto traccia, quindi ti chiederei di esplicitarla, come si concretizza l'istituzione? Perché Gramsci, per esempio, dà una risposta. L'istituzione è ciò che il conflitto di fabbrica direttamente produce laddove si manifesta, perché lui ha davanti, no, l'esperienza della rivoluzione russa, quindi il Soviet, eccetera, eccetera. E prima della rivoluzione francese però è un po' un casino, perché la rivoluzione francese è la grande cesura, o perlomeno una delle grandi cesure che introduce, qual è? È quella della legittimità del conflitto sociale a riempire il vuoto di potere. No, prima della rivoluzione francese, quando il re muore, immediatamente dopo, il re è morto, viva il re, se ne mette un altro, ci può essere conflitto, ma è conflitto dinastico, è conflitto tutto interno, no, alle classi dominanti. Con la rivoluzione francese invece perché poi è l'abisso che si spalanca, è perché il momento del riempimento del vuoto di potere è appunto il conflitto sociale fra il popolo e le classi dominanti. Quindi da lì in poi, in qualche maniera, è facile immaginarsi l'istituzione che il conflitto ha prodotto, perché il conflitto la produce, appunto, è tautologico, sì, quasi. Sì, sì, sì. Prima, come stavano le cose? Cioè, come si potevano, via loro, immaginare l'istituzione nuova in assenza di questa legittimità del conflitto sociale, di questa legittimità a essere produttiva, a essere produttivo del conflitto, okay, del conflitto sociale? Sì. Ma intanto partirei appunto dalla fine, no? Perché potrebbe essere interessante, appunto, come ragionava anche Letizia nel video, appunto partire dalla fine di questa storia, appunto la Rivoluzione Francese, perché proprio sulla questione del rapporto tra conflitto e istituzioni e proprio sull'idea di istituzioni, la Rivoluzione Francese ha da dirci diverse cose, in particolare proprio questo uomo politico e autore che abbiamo già citato, cioè Saint-Just, perché Saint-Just è stato un uomo politico, ovviamente morto anche molto, molto giovane, che però ha fatto in tempo a scrivere anche diverse cose, proprio negli anni rivoluzionari, non si sa dove trovasse il tempo, in effetti, no? di fare tutto. E ci sono due testi soprattutto molto importanti, anche dal punto di vista proprio astratto, filosofico. Uno si chiama Della natura e uno sono questi frammenti sulle istituzioni repubblicane, no? Che parlano proprio delle istituzioni. E Saint-Just lì riprende uno stilema che è di Montesquieu, insomma, un argomento che è di Montesquieu. A cosa servono le istituzioni? Qual è il ruolo delle istituzioni? Le istituzioni servono a cambiare i costumi, a trasformare i costumi. Cioè sono, insomma, quella cosa
che ci serve dopo che il conflitto ha vinto, per così dire, dopo che la politica, che la rottura politica è intervenuta. Questa era anche una riflessione che i giacobini facevano, hanno iniziato a fare proprio nell'epoca immediatamente successiva all'89, perché alcuni di loro si aspettavano che, tolto il velo dell'ancien regime, no, della società degli ordini, poi insomma la comunità nazionale francese di liberi ed uguali si sarebbe in qualche modo manifestata da sé. E poi invece dopo l'89 cominciano ad accorgersi che secoli di ancien regime hanno sedimentato un senso comune difficile da snidare, insomma. Allora le soluzioni sono due, quelle che si inventano, e una è il terrore, ben noto sostanzialmente, cioè l'idea insomma di imporre in qualche misura un nuovo senso comune. Ricordate, forse abbiamo un po' tutti studiato la religione civile, insomma. E l'altro è questa idea delle istituzioni, cioè di, come dire, diffondere nella società francese una serie di istituzioni, di casematte, no? Avrebbe detto Gramsci, in grado di cambiare i costumi, no? Le usanze, le abitudini, di incidere in profondità sul senso comune del popolo francese, in quel caso, ecco. E quindi di costruire davvero un popolo rivoluzionario, moderno, post ancien regime, in qualche modo. E questo appunto è una cosa che Saint-Just riprende pari pari da Montesquieu, perché Montesquieu era questo strano liberale, visto oggi, che lo dicevamo prima con Giuliano, a cui oggi forse starebbe stretto potere al popolo, insomma, visto oggi, perché rispetto al liberalismo aggressivo, insomma, anche imperialista, che conosciamo, uscito dalla Guerra Fredda, il liberalismo addirittura pre-rivoluzionario del Settecento, dell'inizio del Settecento, aveva una carica emancipativa, progressiva, che oggi fa un po' impressione, sebbene Montesquieu fosse un uomo di anche di preferenze, di tendenze monarchiche perfino, insomma. E Montesquieu è uno dei grandi iniziatori, ante litteram in qualche modo, della sociologia moderna, e quindi è un uomo che riflette molto su come si cambia la storia attraverso il cambiamento dei costumi, delle usanze, dei popoli, delle popolazioni. E per lui le istituzioni, in fondo, sono questo. Naturalmente, ecco, e qui vengo più da vicino alla domanda di Tommaso, per uno come Montesquieu le istituzioni sono quelle un po' già da sempre date, insomma, no? Bisogna andare a incidere su quelle istituzioni esistenti, insomma, su quella monarchia, come dire, di nobili, di notabili, un po' diffusa nella Francia della sua epoca, e appunto in questo modo andare, prendendo queste istituzioni, a cambiare un po' il senso comune. Invece, come ci diceva già Letizia, per esempio un autore come Machiavelli è un autore un pochino più deciso su questo, che, come invece ci diceva Gramsci, è un po' il primo dei giacobini e quindi ha una concezione della politica un pochino più sbrigativa, senza fronzoli, perfino un po' diretta e talvolta sanguinaria in qualche modo. Per Machiavelli, come accennava Tommaso, ne abbiamo parlato anche un po' l'altra volta, non si dà conflitto senza istituzioni e non si danno istituzioni senza conflitto, e la sua invenzione è molto, molto lontana da noi, è l'idea che si possa costruire, si debba lavorare anche lì su un modello classico, che è quello dell'ordinamento misto, insomma, che Machiavelli riprendeva dalla classicità, insomma, latina e greca, cioè l'idea che ci fossero degli ordinamenti repubblicani che, come forse ci ricordiamo tutti dalla scuola, avessero un momento aristocratico, il Senato, un momento monarchico, il Consolato, nell'esempio di Roma, e un momento democratico, il Tribunato della Plebe, le Assemblee Popolari, eccetera, eccetera. E queste istituzioni, tra di loro, questi diversi momenti, dovessero, secondo Machiavelli, confliggere tra loro per rendere produttiva la Repubblica. Naturalmente, ecco qui, per venire all'interrogativo di fondo di Tommaso, ecco, Machiavelli è un autore che sposta un po' rispetto alla classicità, perché questo modello non è, come dire, statico, dato una volta per sempre, radicato in una tradizione, ma affronta il problema del cambiamento e, come dicevamo anche la volta scorsa, dapprima un conflitto extra-istituzionale, poi, come dire, fonda nuove istituzioni, come ad esempio il Tribunato della Plebe, e poi tra queste istituzioni si genera un ulteriore conflitto, appunto, istituzionale.
Il ritorno ai principi ha a che fare con questo perché, in fondo, gli esempi che Machiavelli ci fa di ritorno ai principi sono anche questi, fondazione di nuove istituzioni, fondazione di nuovi ordinamenti, ma anche, come dire, momenti esemplari, punizioni esemplari in piazza, processi popolari, perfino, secondo lui però questo è un po' rischioso, invasioni straniere. Ecco, questo dice, magari proviamo a risparmiarcelo in qualche modo, se possibile, facendo, appunto, costruendo queste istituzioni. No, perché su quello, diciamo, l'unico punto su cui saremo un pezzo avanti. Esatto, sì. Dice invece, ecco, proviamo a costruire istituzioni che lo produca nel ritorno ai principi ogni magari 10 anni da sole, però senza aspettare che i francesi ci invadano, ecco, nel caso, come accadde un po' al tempo di Machiavelli. Quindi ecco, direi questo, la cosa rispetto a Machiavelli, di cui abbiamo già parlato in altre occasioni, la cosa interessante secondo me per esempio di un personaggio come Saint-Just, o comunque di un'esperienza politica come il giacobinismo, è questa lezione che già un po' ci porta verso Gramsci, che naturalmente conosceva queste cose, ci ha riflettuto molto, cioè l'idea che appunto le istituzioni, una volta utilizzabili, insomma una volta rese utilizzabili, possano andare a incidere su quello che lui avrebbe chiamato senso comune, insomma sui costumi, sulle usanze profonde, ecco, di una popolazione, e dunque anche qui l'idea che cambiare anche il senso comune, cambiare anche la natura degli uomini non è la cattiva ingegneria sociale, i totalitarismi novecenteschi, ma è quello che accade sempre nella storia, no? È una cosa normale e non patologica, potremmo dire. Le teorie del totalitarismo novecentesco l'hanno resa qualcosa di patologico, no? Mentre prima, ecco, di queste esperienze, l'idea che arriva poi fino a Marx, eccetera, eccetera, è che in fondo, quando la storia si trasformano anche gli uomini e le donne, insomma, si trasformano le popolazioni, si trasforma la natura umana, che non c'è già da sempre, ma che ogni fondazione e rifondazione, ogni ritorno alla fondazione, ogni ritorno ai principi, ogni rivoluzione poi riproporrà sempre in maniera diversa, inevitabilmente, ecco. Sì, quindi appunto c'è una concezione delle istituzioni dura, soda, no? non esteriore, alla maniera liberale direi quasi, ma c'è qualcosa di più sotto. Io avrei l'ultima questione, poi sulle conclusioni, cioè, sulla questione del machiavellismo politico, in realtà, ora, io, se in fondo magari c'è tempo per ritornarci, io ci ritornerei in chiave di attualità. Perché il machiavellismo politico oggi è contro chi arrivò, soprattutto perché poi se non si capisce chi è il nemico, il discorso rimane a metà, no? Certo. Quindi contro chi è rivolto il machiavellismo politico a cui fa riferimento Francesco e di conseguenza l'urgenza del machiavellismo politico oggi. Rimanendo un attimo più ancorato al testo, sulla teoria, io ho un'ultima questione, poi ovviamente ce ne saranno altre domande. Tu hai fatto riferimento alla questione dell'invasione straniera, no? Però più in generale, questa è una domanda alla quale il libro forse direttamente non dà una risposta, ma più una curiosità mia, diciamo, però il libro di sicuro dà strumenti per affrontarla. Il cambiamento storico, il salto storico, perché poi il cambiamento in realtà le cose cambiano tutti i giorni, ma il salto storico è possibile che si produca senza l'urto esterno o comunque senza il crollo? Perché poi questa secondo me è una domanda, per esempio, che attraverserà tutto il pensiero di Gramsci, per esempio. No? Certo. È una questione che poi in realtà è posta sotto varie angolazioni, ha attraversato tutto il pensiero rivoluzionario, più che moderno, diciamo contemporaneo, per capirsi, no? Ecco, alla luce di questi pensatori, rimanendo invece che a quanto ne possa pensare io, al testo, secondo questi autori, si può dare il salto, il grande cambiamento storico senza quest'urto esterno, oppure l'urto esterno di qualsiasi natura, appunto, che può essere di natura militare, di natura economica, di natura sociale, è l'elemento, diciamo, senza il quale il cambiamento politico non si dà, perché l'inerzia è destinata a prevalere, oppure invece, diciamo, queste istituzioni, la società
può al suo interno trovare le forze per il salto verso un qualcosa di nuovo. Eh sì, qui è chiaro che c'è che Gramsci è una, come dire, è un macigno su questo problema, no? E, fra l'altro, appunto, in questi giorni mi capita di insegnarlo per la prima volta, è la prima volta che mi avventuro su Gramsci, quindi un po' mi capita appunto di rifletterci. Ma io direi questo, che la tradizione anche novecentesca che ha pensato il problema del cambiamento storico, il caro vecchio materialismo storico, ma anche la critica anche di matrice liberale a quelle che a un certo punto si sono chiamate filosofie della storia, cioè a interpretazioni forti, complessive dell'idea di storia, è andata un po' in due direzioni, per semplificare un po'. Da un lato si è pensato che il cambiamento storico si dà in fondo per leggi, si dice in filosofia, insomma, immanenti alla storia, cioè, cosa vuol dire? Leggi interne. Cioè, la storia ha delle leggi di sviluppo che si possono studiare avendo certi strumenti teorici e che a certe condizioni ci dicono come può cambiare la storicità. Naturalmente questo toglie un po' il terreno sotto i piedi alla politica, nel senso che il cambiamento allora avverrebbe per leggi già date, in qualche misura, e quindi automatiche, in un certo senso, e quindi un po' senza politica. Ecco, questo ha avuto, come dire, una lettura sia conservatrici ma anche, come dire, molto diffuse, per esempio, ai tempi della Seconda Internazionale, quindi anche in ambito socialista, marxista, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, soprattutto forse in un'epoca più vicina a noi, starei per dire, già nell'epoca della fine della storia, chi ha continuato a riflettere su come cambia la storia l'ha pensato in una maniera, uso un altro termine, mi scuserete, poi mi spiego, un po' filosofico, l'ha pensato in maniera un po' messianica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, insomma, a un certo punto la storia si interrompe di botto, insomma, e il tempo storico che conosciamo non esiste più, eh? Non esiste più, e c'è una, appunto, in qualche modo una fine della storia, una fine del tempo storico, un'interruzione per aprire a uno spazio pacificato in qualche misura. Naturalmente anche qui si è interpretato in chiave conservatrice, abbiamo nominato Fukuyama in precedenza, ma anche in chiave, se volete, anche molto rivoluzionaria, perfino anarcoide. Penso a un pensatore italiano come Giorgio Agamben, per esempio, che magari molti hanno sentito dire, hanno letto. Lui ha una concezione messianica della storia, cioè per lui a un certo punto bisogna lavorare per interrompere il tempo storico così com'è. Ecco, questa tradizione di cui stiamo invece parlando, questo pensiero machiavelliano, poi giacobino e poi gramsciano, questa tradizione di pensiero democratico della modernità e poi anche appunto socialista, marxista, in una certa lettura naturalmente, appunto è quella gramsciana, e complica un po' questa dicotomia, no? questa doppia opzione, questa biforcazione così secca. Perché ci dice, naturalmente ognuno ce lo dice a modo suo, però ci dice, già lo accennavamo poco fa, che esistono delle condizioni, anche se volete strutturali, in senso forte, delle condizioni economiche, come diceva Tommaso, ambientali, potremmo dire oggi, ecologiche, o giuridiche, o politiche, che aprono a certe condizioni lo spazio per la trasformazione. Poi naturalmente la trasformazione politica è altro, è un intervento poi successivo. È un tema caro al nostro Tommaso, perché è il tema anche della crisi, se si vuole, di una crisi che è una crisi economica, che è una crisi di tutti i tipi, demografica, eccetera, eccetera, e che a certe condizioni apre alla possibilità dell'intervento della politica. Naturalmente Antonio Gramsci è un autore che vive in un'epoca di crisi di un certo mondo, dopo la prima guerra mondiale, la crisi del mondo borghese ottocentesco, eccetera, eccetera. Però anche un Machiavelli è un autore che vive in un periodo di crisi, diversamente, vive nella grande crisi culturale successiva all'umanesimo, all'età d'oro dell'umanesimo, e all'affacciarsi piano piano, lentamente, della modernità. E naturalmente, anche qui arriviamo poi ai nostri giacobini,
E sappiamo bene che la rivoluzione francese poi parte da ragioni in realtà strettamente economiche e sociali, dure, insomma, no? dal fare la fame, ecco, da parte di qualcuno, insomma. Però tutto questo apre alla possibilità della trasformazione e però alla possibilità dell'azione politica, che poi può darsi o no, può darsi in maniera adeguata oppure no. E, per esempio, un autore come Machiavelli questa cosa la teorizza esplicitamente. Lui lo chiama, con un termine un po' toscano che ci risuona, che noi usiamo spesso, lo chiama riscontro, questa cosa qui. No, per noi riscontro, quindi, in Toscana, è quando lasci due finestre aperte, no? E c'è vento. Cos'è questa cosa? La metafora è quella lì, due forze che si incontrano e scontrano, no? E quindi creano una specie di piccolo turbine. Il riscontro, per Machiavelli, appunto, è un incontro differenziale, un'interferenza, no? Un incontro tra due forze anche contrapposte che si resistono, che sono da un lato quella che lui chiama qualità dei tempi, con termine giuridico dei suoi tempi, cioè la congiuntura storica, il momento storico vigente, l'ordinamento politico, eccetera, eccetera, e dall'altro invece l'azione politica, l'intervento umano, naturalmente, o individuale o collettivo. E naturalmente la congiuntura resiste a certe condizioni all'intervento, però ad altre invece risulta più malleabile, eccetera, eccetera. E Machiavelli costruisce proprio una casistica, insomma, in cui a certe condizioni ci si deve adeguare alla situazione com'è, a certe condizioni invece si può, lui dice, forzarla, no? Forzare i limiti della congiuntura, eccetera, eccetera. Ultimissima cosa, e magari poi ci ritorniamo, i giacobini questa cosa la interpretano anche in chiave, iniziano, finché durano, a interpretarla in chiave post-rivoluzionaria, e torniamo al tema precedente. Data la rottura rivoluzionaria che si è manifestata, a quel punto però è come se la trasformazione dovesse iniziare, in verità, no? Non fosse già avvenuta, ma dovesse iniziare. E come si fa a produrre la trasformazione? La si fa diffondendosi nelle case matte, no? del popolo francese, costruendo una rete di istituzioni, per l'appunto, in grado di giorno per giorno trasformare dall'interno il popolo francese e portarlo nella modernità, dall'ancien regime in cui era. Quindi ecco questo, direi, no? Poi tu, Tommaso, dai una lettura molto, molto più, diciamo, recente, vicino a noi, del tema della crisi, la cambi. Questi autori più classici la crisi la vedono ancora come una cesura che può portare a delle conseguenze. Insomma, poi Tommaso naturalmente va molto oltre, come sappiamo, molto più in là, ecco. Va bene. No, a me ovviamente il tema che mi interessa è la costruzione del nuovo partito populista che si chiama Democrazia Cristiana. Quindi, diciamo, no, mi interessa ovviamente, giustamente Francesco tra l'altro sottolineava, io in realtà quando avevo letto quella parte lì, perché appunto per fare il pippone l'ultima parte aveva messo questo spunto qua di Gramsci che in qualche modo, no, rivaluta il discorso che appunto la rivoluzione poi è la conseguenza della migliore tradizione nazionale, no? Il punto di sviluppo di un filone che però ha radici solide, eccetera. E in realtà quando mi ha detto, io stavo pensando proprio in termini nostri, quando l'ho sentito poi mi ha fatto ovviamente un accenno che mi interessa molto, che anche la capacità, no, in Cina c'è molto questa riflessione qua su il rapporto tra il confucianesimo, che poi tra l'altro è due settimane che sto provando a fare un pippone sul testo della Weber, How China Escaped Shock Therapy, poi siccome lo voglio fare bene, perché per me quello è il testo più importante degli ultimi due anni sostanzialmente, e quindi non c'ho mai troppo tempo da dedicargli, voglio fare una roba fatta bene, perché l'ho dovuto leggere due volte, nel senso, di solito leggo libri in due ore, e l'ho detto due volte, un calma. E però appunto c'è tutto anche questo, anche lì ovviamente una tradizione che c'ha dentro una dialettica interna gigantesca, che in qualche modo per tanti aspetti, con alcune punte avanzatissime, alcune punte arretratissime, però ricalca un po' il dibattito oligarchie, anti-oligarchie della storia del pensiero occidentale, con tutti altri termini, anche molto, è tutto sempre molto più legato, soprattutto la battaglia anti-oligarchica, proprio
alla gestione pragmatica e immediata del potere come capacità di creare benessere per i sudditi. Però appunto mi interessava questo aspetto qua di capire in che modo, siccome appunto io per primo voglio dire sono anche un po', ho smesso subito, però sono anche un po' centro socialaro, ecco, come estrazione, nel senso ci sono proprio cresciuto fisicamente, no? Quindi diciamo vengo da una tradizione informale, orale, però proprio di rottura totale, no? Con la tradizione e tutto ciò che non è rottura totale con la tradizione è conservazione e perpetuazione del dominio in qualche modo, no? Però appunto poi su questa cosa qua mi sono interrogato spesso, soprattutto anche insomma, in rapporto con l'esperienza cinese, quindi ti chiedevo un attimo un po' di capire un attimo cosa vuol dire oggi appunto. Quando si fa la boutade, facciamo un nuovo partito populista e chiamiamolo Democrazia Cristiana, perché non è poi così una cazzata? Certo. Ma insomma, qui appunto si va su questioni grosse, anche molto insomma, di lungo periodo nella nostra tradizione. Diciamo, lo spunto nasceva da questo, nasceva dal fatto che, insomma, perché ci può forse interessare oggi una figura concettuale come quella del ritorno ai principi, che apparentemente, come diceva Tommaso all'inizio, significa ritorno all'origine, no? Ritorno a un'origine arcaica, perfino già da sempre data, a una natura, a una natura anche mitologica, eccetera, eccetera. In realtà lo spunto, seguendo il suo percorso moderno, che piano piano si libera di questi presupposti appunto mitologici, se volete naturalistici, che ci venivano dal pensiero antico, e vediamo che piano piano, liberandosi da questi presupposti, però questa tradizione tiene fermo il legame tra trasformazione e ricorso al passato, ricorso alla tradizione. Naturalmente, ecco, questi principi, no? Questa origine cambia nel corso della modernità e diventa sempre meno natura, mito, eccetera, eccetera, e sempre di più tradizione nazionale, storia radicata, perfino appunto condizioni strutturali date, no? Condizioni economiche, condizioni socioculturali, che quindi, anche se sono, come potremmo dire, il presente di una riflessione che si dà in un certo momento, però riflettono tutto quello che nel tempo in una società si è radicato e quindi sono anche storia, cioè il modo in cui noi ragioniamo oggi su certe questioni, come dire, il frutto di un radicamento di lunghissima durata. E per esempio, appunto, i giacobini si trovavano di fronte proprio a questo. Insomma, non è che il modo di pensare della gente si cambia nel giro di, come dire, di uno schiocco di dita rivoluzionario. Questo per far riferimento alla figura del ritorno ai principi, che cosa c'entra con questo tema il ritorno ai principi. Venendo più a noi, si può dire questo, che anche qui si parte, secondo me, come dire, il problema della nostra esperienza anche degli ultimi decenni, di chi come noi si è formato in certi contesti, in una certa cultura anche politica, è l'idea che secondo me tanta parte di quella cultura politica, oltre agli altri naturalmente, si sono fatti influenzare da quella teoria del totalitarismo che abbiamo nominato, il cui addentellato storico, storiografico, la cui versione storica è questa idea, ora appunto non ve la voglio far troppo lunga, che nella modernità ci siano state le filosofie della storia. Cosa vuol dire? Queste grandi narrazioni, queste concezioni totalizzanti della storia, che secondo alcuni, faccio due nomi così, magari avete sentito dire, nel Novecento, nella seconda parte del Novecento, per esempio Karl Löwit e Hannah Arendt, due allievi di Martin Heidegger, che poi di orientamento appunto più, come dire, liberale, ecco, rispetto a un Heidegger naturalmente, però grandi critici della modernità. Bene, questi autori ci hanno detto, ma in fondo queste concezioni della storia non volevano fare altro che riattingere a un'origine appunto arcaica, già data, e poi riportarla, per così dire, alla fine della storia, no? Quindi i rivoluzionari non ci avrebbero riproposto altro che
appunto un'origine già decisa fin da subito, che quindi è mito, è fantasia, e quindi ti porta sempre poi al terrore, al totalitarismo, perché quell'origine te la vuoi radicare in un'umanità che però, come dire, non è fatta così, non è fatta come se la immaginavano i rivoluzionari. Questa critica, negli anni, poi, negli ultimi decenni, negli decenni della fine della storia, potremmo dire così, ha sfondato anche a sinistra, io la direi proprio in una formuletta, e quindi sono venute, come dire, le idee sulla storia si sono conformate un po' a questo problema, no? Allontaniamoci dalle filosofie della storia, da concezioni complessive, totalizzanti della storia, che quindi confrontano sempre la nostra azione politica con però il passato radicato, eccetera, eccetera. Perché quella roba lì ti porta al totalitarismo, al terrore. Quello è un po' il punto di vista però del nemico, se noi ci mettiamo in un'ottica. E quindi sono sorte delle concezioni, che dicevamo prima, un po' messianiche della storia, cioè dell'idea appunto che bisogna sgombrare il campo, insomma, bisogna sgombrare il campo e farla finita con tutto quello che c'è. C'è un libro recente, appena uscito in inglese, di un allievo di Marcuse, per farvi un esempio, che era molto anziano naturalmente, però da giovane aveva frequentato Marcuse, che si chiama, proprio il titolo, L'ostinata critica di tutto ciò che esiste. Quello è un bel esempio di quel tipo di approccio, in qualche modo, ecco, di cui appunto questi autori, tipo Marcuse, Francofortesi, eccetera, eccetera, sono stati un esempio importante vicino a noi. E invece questa tradizione, che abbiamo appunto denominato democratica e poi socialista, che arriva poi a Gramsci, ha lavorato in un altro senso. Però, questo l'abbiamo detto prima, io ho una domanda in realtà che pensavo di farvi stasera. Ma non è che invece non solo le rivoluzioni, ma insomma i cambiamenti storici, per come si sono dati realmente nella storia, per come sono sempre avvenuti, hanno in fondo sempre lavorato invece in quest'altra maniera? Hanno sempre invece lavorato radicandosi in una tradizione, naturalmente per trasformarla, ma per potervi incidere però. Ecco. Quindi tu, Tommaso, mi ricordo l'altra volta mi facesti la domanda sul conflitto machiavelliano, questo rapporto tra conflitto e istituzione, mi dicesti, ma insomma, ma non è che la politica di massa è sempre stata così in realtà, non è un'opzione questa, è sempre stata così. Allora vi chiedo, per converso, se il cambiamento storico invece non è sempre stato questa cosa, e invece l'idea di pura interruzione della storia, di resa dei conti finale, non sia invece qualcosa di immaginario, ecco, qualcosa di immaginario che non è poi mai avvenuto. E su questo gli esempi si possono moltiplicare. Per esempio, un autore appunto recente, come Domenico Lo Zurdo, ha sostenuto che tutto il marxismo occidentale sia stato un po' affetto da questo problema di rifiutare in toto, in quel caso, la tradizione occidentale. E quindi anche, per esempio, lo sviluppo delle forze produttive, no? In chiave marxiana. Però quel tanto di capitalismo, di società di mercato, che produce lo sviluppo delle forze produttive, e che invece, a suo modo di vedere, questo si può discutere ovviamente, il marxismo orientale, quello sviluppato da Lenin e poi appunto anche in Cina, eccetera, eccetera, non abbia invece accettato, cioè non abbia invece accettato l'idea che qualcosa dal modo di produzione precedente, dal capitalismo, insomma dal modo di produzione capitalistico, si deve imparare questa grande capacità di sviluppare in maniera esponenziale le forze produttive, naturalmente poi, come dire, mettendo sotto controllo gli effetti di disuguaglianza, ma anche gli effetti di potere, la creazione di queste fortissime classi dominanti che sappiamo il modo di produzione capitalistico porta un po' con sé. E dunque, ecco, questa è un'ipotesi, ecco, è una chiave di lettura, però per dirvi che questo tema del radicamento nel passato, dell'uso politico e anche rivoluzionario, se volete, del passato per poter incidere su una tradizione, lo si può vedere da tanti punti di vista, ed è un problema che forse attraversa l'idea stessa, ecco, di cambiamento storico. Vi dico un'ultima cosa, poi mi taccio per non farvela troppo lunga. Io, così, anche un po' per scherzare, la conclusione del libro l'ho intitolata Machiavellismo storico, e appunto facendo un po' il verso a materialismo storico, ovviamente. Proprio perché nell'epoca della fine della storia, della crisi del marxismo, eccetera, eccetera, si è un po' smesso di riflettere sulla storia tout court, in generale, in fondo, soprattutto di riflettere in maniera,
come diceva Tommaso, di riflettere in maniera un po' sistematica. Si è riflettuto magari sui singoli eventi storici, no? Un po' in una chiave appunto metodologicamente liberale, no? Prendendo una cosa per volta, in qualche modo. E invece si è smesso di pensare a come un po' funziona la storia. Machiavellismo storico, appunto, rispetto a materialismo storico, perché la vulgata, poi un po' sbagliata, anche lì un po' semplicistica, ci dice che il materialismo storico, in fondo, è una di quelle teorie che ci presentano la storia come automatica, no? Che va un po' da sola, attraverso, appunto, crisi, eccetera, eccetera. Machiavellismo storico vorrebbe, in qualche modo, rispondere a questo, all'idea di un autore che ha riflettuto, sì, sulla storia, ma ha riflettuto su quei momenti esattamente in cui la politica, si aprono degli spazi per la politica, per intervenire sulla storia, quando questi automatismi in qualche misura si interrompono, entrano in crisi, si rendono più fragili per una serie di condizioni di volta in volta diverse. Ecco, quindi, così, un po' per scherzo, machiavellismo storico per accentuare la riflessione sul piano politico e sulla trasformazione politica rispetto alla storia come grande sistema. Ecco. Quindi tutto qua, insomma. Sai che mi veniva in mente, che mentre tu parlavi ho capito il libro, sarebbe presuntuoso, ma ho capito quella che per me è la politicità del libro, che un po' me l'ha sfuggita, perlomeno cercavo di afferrarla. La questione ritorna ai principi, è la questione del realismo politico. Sì, immaginavo saremmo arrivati a qualcosa del genere, no, state a chiacchierare di qualcosa del genere. No, è interessante perché poi è la chiave posso aggiungere un'altra parola, che io poi sono ignorante, però un'altra parola che andrebbe capita bene come è il nazional popolare. Sì, ma il realismo politico... Che in quel senso, cioè che agisce su una cosa concreta, e è la chiave del marxismo italiano, sì. Del marxismo italiano, quell'ortodosso, no, questione. E che però è la cosa interessante, diceva Carlo Donolo sulla fine degli anni 70. Lui però non parlava di realismo, ma parlava di riformismo, però secondo me si può adattare la cosa. Cioè, Carlo Donolo dice, alla fine degli anni 70 il movimento operaio italiano ha abbandonato il riformismo operaio, cioè il riformismo che attraverso le riforme dava soldi e dava garanzie e dava alle classi subalterne, ha sposato il riformismo d'emergenza, lui dice. Perché cos'è il riformismo d'emergenza? L'emergenza e ti mette di fronte a una situazione data, nell'emergenza non c'è la scelta, nell'emergenza c'è appunto, si forma poi il there is no alternative, e con tutti i suoi aggiornamenti ce lo chiede l'Europa, eccetera, eccetera, quindi si fa quello che si deve fare per salvare l'economia e lo Stato così come sono. E una parte del realismo politico e la traduzione marxista italiana, in questa roba qui ci si è andata a fiondare a capofitto. Io non sono per le teleologie, cioè io non penso che questo fosse, diciamo, un esito già scritto nelle radici del pensiero marxista italiano, però è indubbio che una parte, per dirla male, dei comunisti si è andata a infognare lì in nome del realismo. Però non è il realismo politico di cui parla il libro. Il realismo politico, semmai, più che un realismo dell'emergenza, ritorno un po', diciamo, al mio pane, è il realismo della crisi. Cioè è il capire come, di fronte alla crisi, ma alla fine il marxismo è una filosofia della crisi, no? Certo. E di come, di fronte al ventaglio di possibilità che la crisi apre, io realisticamente, forte di conoscere quali sono i principi, cerco di agire, ma in una funzione appunto di ventaglio aperto di opzioni, no? E quindi, e però purtroppo questa fecondità del marxismo italiano, scusa, è stata per forza realismo della crisi, ma anche, non so, magari lo dico male, però secondo me capite cosa vuol dire, realismo dell'intervento soggettivo nella struttura. Esatto, sì, sì, anche questo. Io, diciamo, do per scontata la crisi, però... Comunque sia, sì, però in funzione... Perché la crisi comunque ci devi arrivare a preparare, lo dico, perché la crisi, se no, cioè, la crisi senz'altro è indispensabile alla rottura, però
che la crisi si trasformi, come, cioè proprio ti cito te, che la crisi poi si trasformi in rottura solo se appunto hai operato, perché quando arrivi alla crisi hai operato in senso di quello che puoi fare a livello soggettivo di cambiamento dentro la struttura, perché poi appunto puoi approfittare della crisi, perché se ci arrivi nudo alla crisi ne tocchi e basta, e anzi amplifica il dominio e non, sicuramente non ti dà la condizione per superare. Però la cosa, il vero non la cosa interessante, il peccato è che il pensiero italiano, no, a un certo punto ha preso due strade. Una appunto quella del realismo dell'emergenza, e l'altra invece quella che tu parli in maniera un po' polemica, divertente, dell'autonomia di tutto. No, l'autonomia di tutto, ma basta che cosa si muova, che si possa volare come autonomo, quando ci garba, si piglia, però, e si piglia, non che si incorpora, si lascia lì e si lascia andare per la sua strada. E ha perso invece, no, questa questione che era forse davvero la grande forza del che più del granchismo, perché qui sono togliamo sì, per qui una matrice, cioè, autonoma, una matrice per quello autonoma. Detto nazionale popolare, sì, perché no, c'è il togliattismo qui. Su questo qui questo è un capitolo di storia recente italiana molto molto importante e influente ancora oggi, anche perché secondo me quel passaggio che evocavi è un passaggio che in cui però quella tradizione gramsciana lascia spazio prima culturalmente e poi praticamente, politicamente, ad altre tradizioni dentro, per esempio, il Partito Comunista, eccetera, eccetera. Perché, secondo me, lì c'è proprio un passaggio che è stato anche in qualche modo rivendicato e declamato da, come riferimenti, come grandi riferimenti culturali, da Gramsci e Marx, ha per esempio un autore importante in Italia come Carl Schmitt, di cui appunto l'altra volta con il professor Preterossi avete visto i lati anche interessanti, anche le cose sicuramente rilevanti che ci può insegnare. Poi c'è anche l'altro lato, e quello è un autore che tra quelli che si chiamavano in quegli anni lì i nuovi filosofi del PC, che erano Cacciari, questi qua, Tronti era un po' meno nuovo, però insomma è stato poi tutta gente che appunto negli anni 70 poi ha svolto un ruolo non affatto di direzione politica, ma di influenza culturale, forse non periferica. Ora su questo magari ce lo sai dire un po' più te, Tommaso. Però ecco, la teoria della crisi e del quello che lui chiamava stato d'eccezione in Carl Schmitt, ecco, sostituire questa teoria della crisi a quella gramsciana e marxiana non è stato privo di effetti. Perché Carl Schmitt è proprio l'autore, come dire, è, secondo me a volte, no, si può definire un po' come l'anti-Gramsci, ma anche l'anti-Arrighi, no? Un altro autore che ci piace. Tutti questi autori che riflettono, Gramsci e Arrighi diversamente, sulle possibilità appunto che apre una crisi, e sulle biforcazioni, anche su, come dire, le strade che poi nel passato una crisi ha preso oppure no, a volte, Schmitt è un autore che ragiona proprio su come invece si fa a chiudere le opzioni di fronte a una crisi. Su come in fondo una crisi è proprio quel momento in cui, come dire, quegli elementi di appunto di struttura economica, eccetera, eccetera, e sovrastruttura politica, potremmo dire, parlando un po' di marxistese vecchio stampo, invece si, come dire, si avvicinano fino a collassare. Insomma, forse qualcuno si conosce questa definizione di Carl Schmitt, no? Che il sovrano è chi decide nello stato d'eccezione, no? Allora, chi decide è chi è in fondo favorito dalle condizioni strutturali già date, ok? Alcuni, ora magari non facciamo i nomi perché è inelegante, da ultimo, per fare un esempio, perché sembrano cose astratte. Quando vi ricordate qualche anno fa c'è stata la crisi del Conte 2 e poi c'è stato il governo Draghi.
alcuni intellettuali italiani schmittiani, di stretta osservanza schmittiana, ci hanno detto che in fondo, sai, Draghi andava bene perché era proprio quello che decideva, no? Mentre in fondo Conte, o il governo da lui rappresentato, erano, non riuscivano a decidere, insomma, erano paludati, erano fermi. Il problema lì era un po' proprio questo e l'opposto, cioè il fatto che un Draghi era in grado di decidere perché fondamentalmente assecondava le condizioni strutturali, le tendenze naturali dell'economia. Mentre forse gli altri, in maniera molto sommessa e molto cauta, però non riuscivano a decidere perché volevano andare un po' contro le condizioni date, ecco. E quindi, ecco, il decisore in questo caso è un decisore un po' apparente, cioè chi decide in questo caso è chi fa... Da congiuntura. È chi fa quello che già si sta facendo, ecco, no? Quindi è un annullamento di tutta la possibile autonomia invece della politica, eccetera, eccetera. La possibilità nella crisi, come per esempio magari è stato un po' il Covid, ricordate, di sfruttare quegli spazi che si aprono per trasformare le cose. Ecco. La crisi alla Schmitt è proprio questa idea in cui invece decide chi può decidere e che è forte perché asseconda le condizioni date. Tornando al riferimento di Tommaso, lì il punto era che a un certo punto nella tradizione anche comunista italiana si è passati da un'idea gramsciana della crisi a un'idea sostanzialmente schmittiana, sempre in quello stesso, diciamo, milieu, ambiente politico-intellettuale. Secondo me questa cosa qui qualcosa conta, naturalmente non bisogna fare idealismo alla croce per cui sarebbero appunto le condizioni culturali che trasformano poi la storia, non è così ovviamente, però forse qualche cosa ci racconta, ecco, di quella fase. Insomma, alla fine non sono, ecco, è difficile dire che quella tradizione gramsciana, togliattiana, storicista, eccetera, eccetera, abbia preso poi una via diversa. È cambiata ed ha smesso di essere quella tradizione. Che non significa naturalmente che quella tradizione fosse perfetta, intendiamoci, e priva di problemi. Però è cambiata, sono cambiate anche le condizioni, fra l'altro, culturali di quel capitolo di storia italiana. Poi volevo tornare, ma lo facciamo magari dopo, sulle cose che diceva Giuliano sull'ambito appunto contemporaneo e, come dire, non più europeo, non più occidentale, perché per ora ci siamo concentrati un po' su queste questioni qua, ma è interessante come altri usano un po' queste risorse. No, vai. Ma solo per chiedervi, appunto tu facevi l'esempio cinese, si potrebbe parlare dei casi. Io ovviamente, come sapete, gli ospiti prima vengono detti, ma... Se pensano di male qualcosa della Cina non vengano ospitati, quindi diciamo c'è una selezione all'ingresso da questo punto di vista qua abbastanza rigida. Sì, i casi appunto, non lo so, del ritornare continuamente del peronismo nella vita politica di un paese molto diverso come l'Argentina, che piace a Tommaso. Ecco, se anche questi esempi di tentativi diversi e anche, insomma, contraddittori di trasformazione storica, appunto, come diceva Giuliano, non ci parlino di questo rapporto difficile tra tradizione, innovazione e soprattutto, ecco, innovazione della tradizione. Ecco, come si fa a usare certi strumenti? In Cina effettivamente c'è tutto un dibattito, come potremmo chiamarlo, Confucian marxista, insomma, no? Viene fuori questo strano Confucio antiimperialista, no? Che è un po' curioso. E lì, appunto, l'idea è proprio che, come dire, che queste cose si fanno, che queste trasformazioni si fanno aggredendo, in qualche modo utilizzando davvero qualcosa di radicato in una tradizione nazionale, apparentemente anche di segno invece conservatore, di segno, come dire, tradizionalista, ecco, in qualche misura. Quindi ecco, quel dubbio, insomma, se la trasformazione storica non si dia un po' sempre riflettendo su queste condizioni e non invece nell'altro modo, insomma, un po' viene il dubbio, ecco, se non si possa generalizzare questo discorso, tutto qua. Cioè, una cosa Gantz, da questo punto di vista, nel 2016 ci fu il bicentenario della fondazione della Repubblica Argentina,
ci fu un vignettista famoso, però il nome non me lo ricordo, argentino, e fece una vignetta su questa ricorrenza, e il titolo della vignetta era 200 anni di peronismo, 200 anni di peronismo, 200 anni di peronismo. Cioè facendo questa operazione di ritorno ai principi e facendo quindi coincidere la storia anche precedente al peronismo e futura di tutto il paese come la storia del peronismo. Allora, io penso che un movimento politico, quando è in grado di evocare uno scenario come questo, vuol dire che ha vinto. Cioè, cos'è la vittoria di un movimento politico? A identificare se stesso con la storia di un paese, come se nel 2046 Al Tan resuscitasse e facesse una vignetta cent'anni di togliattismo e cent'anni di contismo, no? Vuol dire che ha vinto. Sì, no, questa, però sempre su questi ragionamenti qua, poi, cioè, siccome io poi sono molto economicista nelle mie cose, cioè nel senso, a me mi garba principalmente parlare di varine, ecco, quella è la mia possessione. Faccio fatica a poi dovuto, cioè, quanto questo appunto è, siccome poi occupandomi di comunicazione, diciamo, ovviamente ognuno giudichi i risultati, però insomma, ovviamente tento insomma di parlare a quelli che non la pensano come me, quindi agganciandomi a qualsiasi cosa, compreso, no, dire oggi sono 200 anni di peronismo, no? Però quanto, diciamo, questa cosa qua è un'analisi lucida di come si evolve anche la struttura, o quanto è soltanto strumentale come strumento, no, retorico, che non lo sottovaluto, non è per sottovalutarlo, però sono due robe ovviamente ben diverse, cioè che se dentro una struttura usi degli strumenti retorici per agire soggettivamente dentro una struttura, o quanto questo ragionamento che fai di ritorno ai principi è anche, cioè, si coniuga con un'analisi invece prettamente materialista, anche economicistica, certo, delle cose. Quindi tornare ai principi anche in qualche modo capire, perché questo c'è, no? Hudson, ad esempio, sul discorso del debito, questo è molto figo, ad esempio, potrebbe essere una roba che ti potrebbe anche interessare come filone di ricerca. Non so quanto conosci Hudson, però abbastanza sicuramente. Ma la, cioè, ad esempio, lui fa uno dei suoi temi principali è il debito, no? E la differenza che dice, appunto, lui è uno militante, diciamo, per la cancellazione del debito del sud del mondo, eccetera, perché il debito è la forma attraverso cui si impone la dittatura dei creditori, no? Le oligarchie come creditori. E appunto il ritorno ai principi dei babilonesi, no? Era il giubileo, che poi è anche dei cristiani, però diciamo, non ho mai capito poi storicamente se il principio dei cristiani si sia tradotto in azioni concrete. In Babilonia proprio sì. Cioè, quando le oligarchie private, in particolare, no, il debito lo facevi sia con il pubblico, nel senso che non pagavi le tasse e accumulavi il debito, ma principalmente quello che preoccupava il pubblico, il palazzo, era che te avevi accumulato debiti col privato, mm-hmm, no? E quindi ogni tanto, proprio sostanzialmente quando arrivava il nuovo imperatore, non so se si può dire imperatore, il nuovo re, come cazzo si chiama, e cancellava il debito, mm-hmm, e nel cancellare il debito teneva a bada le oligarchie, okay, no? Impediva che le oligarchie accumulassero così tanta ricchezza da poterla tradurre anche in potere politico, mm-hmm, e manteneva il monopolio del potere, certo, politico. Quindi mi chiedo, questo ritorno ai principi che mi torna, sto parallelismo qua, interessante. Mi chiedo da questo punto di vista qua se ci hai pensato, se c'è, insomma, cosa ti viene in mente. Ti direi che insomma, una cosa in cui mi sono imbattuto anche facendo un po' queste ricerche è il fatto che in questa traiettoria appunto antica e poi piano piano moderna col tempo, come dire, è una traiettoria parallela alla scoperta del materialismo, nel senso moderno del termine, alla scoperta che esistono delle condizioni strutturali, esistono una normatività
inerente alla società, che poi quelle che poi saranno le leggi dell'economia, eccetera, eccetera, è parallela, piano piano, lentamente, alla scoperta di quella che poi si chiamerà società, perché prima di, insomma, dell'Ottocento un'idea che esistesse la società, no? Con le sue norme, con le sue norme di comportamento, non esisteva. Cioè l'idea era che gli uomini si aggregavano solamente sotto l'alveo della politica. Cioè non esisteva una società autonoma che aveva dei costumi, che aveva tutte quelle regole che poi premono su di noi, ma che non sono potere esplicito. Non è che c'è una legge che ti dice di vestirti in una certa maniera. Ti fanno l'Air Jordan. Esatto, però la società, si sa, ogni società si sa che poi ha una sua normatività interna, e infatti nell'Ottocento nasce la sociologia, che prova poi a spiegarle queste cose. Allora, la cosa interessante, e questo è collegato al discorso di un piano culturale, una tradizione politico-culturale, che parla poi non agli oligarchi, non ai pochi, ma ai molti. Perché cosa vuol dire scoprire le leggi della società, scoprire il materialismo, eccetera, eccetera? Significa scoprire come si muovono i popoli, come si muove la gente, cosa pensa, cosa fa, eccetera, eccetera. Allora, questa cosa qui veramente è una cosa recente, no? Colpisce molto quanto sia recente questa cosa qui. Però, detto questo, studiare anche un po' queste vicende di come si pensava al cambiamento storico ti fa vedere che, andando indietro nei secoli, c'era qualcosa di tutto questo. Piano piano questa cosa si è materializzata. Per questo si può dire, appunto, per queste e per altre ragioni, ovviamente anche più esplicite, che questo modo di pensare la storia attraverso il ritorno ai principi e poi la rivoluzione è una tradizione appunto democratica, antioligarchica e popolare, e poi appunto più avanti diventerà socialista, eccetera, eccetera. Perché è una tradizione che pensa come la politica, l'azione politica può incontrare, si direbbe modernamente, le masse, può incontrare i popoli, con le loro, appunto, con la loro normatività interna, con le loro abitudini, con i loro costumi, con le loro tradizioni. Dall'altra parte, invece, per esempio, lo diceva Letizia nel video, una tradizione parallela a questa, che invece andrà a sfociare nel liberalismo moderno, questa tradizione, se vogliamo, di repubblicanesimo oligarchico che già esisteva nell'antichità e che poi, ai tempi di Machiavelli, era molto diffuso. Mi ricordo l'altra volta abbiamo fatto l'esempio dell'amico di Machiavelli, Guicciardini, che era un repubblicano però appunto molto geloso di certe appartenenze e di certe distinzioni. Qual è l'effetto culturale di quella tradizione lì? L'effetto culturale è l'idea che la politica stia invece da sola, no? che non debba agire alla luce e in occasione del darsi di certe condizioni economiche, ecologiche, antropologiche, demografiche, eccetera, eccetera, che quindi non c'è per niente il tema della crisi, eccetera, eccetera, ma è una tradizione che ragiona su un piano tutto politico, perché ragiona in fondo di come le elite gestiscono il potere. Ecco, il retroterra di pensiero è quello in fondo. E quindi nella tradizione liberale c'è tutta un'idea di appunto come funzionano i poteri, come dire, il potere giuridico, il potere esecutivo, eccetera, eccetera, il potere legislativo, però nella loro, potremmo dire, ecco, autonomia, ecco, funzionano un po' da soli. E questo è il riflesso filosofico, culturale, se volete, di elite che parlano un po' da sole, eh? È un po' un ventriloquio, no? delle elite. E quella tradizione, anche altissima, raffinatissima, di repubblicanesimo aristocratico, poi attraverserà l'Atlantico, appunto prenderà spunto dall'umanesimo anche rinascimentale, attraverserà l'Atlantico, c'è cioè quel bel libro classicissimo di John Pocock, The Machiavellian Moment, del 75, che John Pocock è un allievo di Hannah Arendt, di fatto, è un continuatore di Hannah Arendt, che sviluppa questo tema che c'è un po' in Hannah Arendt, cioè di come da Machiavelli, secondo lui, poi alcuni oggi dicono no, da Machiavelli, da Guicciardini, no? Perché Machiavelli la pensava diversamente, si è generata poi, attraverso i secoli, la rivoluzione americana, niente meno, no? E in effetti, per esempio, John Adams, il secondo presidente degli Stati Uniti, era un fanatico lettore di Machiavelli, un conoscitore, che però lo interpretava in senso, diciamo,
oligarchico in qualche modo. E il liberalismo, tanta parte del liberalismo è un po' questo, no? Questo esercizio, come hanno detto alcuni, ecco, di distinzione, quello è un termine poi successivo, di distinzione, di separazione, appunto, per esempio, tra la politica e le sue condizioni sociali e strutturali. E finisco, gli altri, ecco, il repubblicanesimo poi, che poi sarà democratico e popolare, inizia piano piano, lentamente, a pensare con Machiavelli la qualità dei tempi, cioè la congiuntura, la natura dei popoli, eccetera, eccetera. Sì, grazie. Con un autore come Spinoza inizierà a pensare proprio come le istituzioni si radicano nella popolazione. Per Spinoza, come dire, più istituzioni c'erano, più istituzioni ci sono, meglio è, no? Più il potere è diffuso, lui aveva presente naturalmente l'Olanda, no? Le province unite della sua epoca, questa specie di federalismo, insomma, su base territoriale abbastanza stretta, che rendeva le istituzioni molto vicine, ecco, alla popolazione. E poi abbiamo soprattutto questo autore, appunto Montesquieu, che da un lato è un maestro dei pensatori liberali, dall'altro però è, secondo alcuni grandi sociologi del Novecento, è l'iniziatore della sociologia moderna. È il primo che si mette a studiare come funzionano i popoli, come pensano i popoli, e infatti si concentra sui miracoli, cioè tutto nei suoi diari c'è tutta una riflessione sul, a un certo punto fa il viaggio in Italia, come facevano i grandi intellettuali di quell'epoca, e assiste, sapete, allo scioglimento del sangue di San Gennaro, no? Come si chiama il miracolo di San Gennaro a Napoli, e si interroga su come questa operazione, che poi è chimica, insomma, influenzi la mentalità di molte persone che ci credono davvero, no? E quindi è un autore che inizia a studiare appunto le dinamiche di pensiero collettive. E naturalmente poi questo ci porta alla politica di massa, su cui si interroga poi un Gramsci più avanti, e sul modo in cui si pensa all'inizio del Novecento di poter iniziare a incidere su sul comportamento, ecco, delle masse. Penso, e chiudo, a tutta quella riflessione sulla politica delle masse, sul governo delle masse, che viene fatta da autori come Freud, per esempio, come Le Bon, e come poi Gramsci, Schmitt e tutti questi altri autori, con la politica di massa veramente moderna. Tutto fa. C'era Mariangela che voleva fare una domanda, che poi deve andare via, vai. Oddio, non so cosa ho fatto. Ciao, beh, intanto grazie, perché è sempre un piacere sentirti, devo dire la verità, anche Machiavelli. E soprattutto è un piacere, perché poi, devo dire la verità, io prendo appunti e poi me li rivendo a scuola, quindi mi risparmio un sacco di lavoro. E visto che tra poco sto facendo Luigi XIV, quindi tra poco siamo con la Rivoluzione Francese, sono molto contenta, veramente. Ti volevo chiedere una cosa che forse appunto è un po' sempliciotta come domanda, ma tornare alla questione della rivoluzione, no? E, cioè, quando parlavi mi veniva in mente una cosa, appunto, che in tanti manuali di storia che si usano a scuola, no? E c'è sempre una scheda che dice la parola rivoluzione, oppure rivolta, rivoluzione, no? Ci sono queste cose, queste schede, insomma, diciamo lessicali, e sulla rivoluzione c'è sempre questa cosa che dice: ah sì, fino al 600, cioè sostanzialmente la prima rivoluzione inglese, il significato di rivoluzione era quello astronomico, per cui di ritorno al punto di partenza, dalla rivoluzione inglese, dalla decapitazione di Carlo I, 30 gennaio 1649, cambia tutto, la rivoluzione invece prende a significare appunto uno stacco radicale tra un passato che non c'è più e un futuro che finalmente, insomma, si è realizzato, no? Però appunto dalla lettura, se ho capito bene, dalla lettura che dai tu, in realtà anche la rivoluzione francese in qualche maniera è stata questo, cioè un ritorno ad un passato che viene visto come tutto sommato migliore di adesso, no? Una domanda molto interessante, faccio proprio solo una piccola parentesi su quanto dicevamo prima, perché, come dire, non ho forse, come dire, concluso un po' il discorso di prima, per tornare all'inizio, alla questione che poneva Giuliano. Allora, se pensare, se questa tradizione di pensiero su cui stiamo un po' ragionando,
pensa la politica alla luce delle condizioni materiali, no? Inizia a inventare il materialismo in chiave sociologica e storica. Beh, gli altri, no? Quelli che pensano alla politica un po' da sé, no? E che tutt'oggi, no? Magari anche in chiave apparentemente di trasformazione radicale, no? Eccetera, eccetera. Beh, allora però lì dentro, in queste concezioni, abbiamo detto di interruzione del tempo storico, no? Di schiocco delle dita un po', no? In cui si rompe e le condizioni strutturali non esistono più, beh, lì c'è un'inflessione elitaria. Un po' è questo, forse, no? Il fatto che non ragionare alla luce delle condizioni vigenti. Le condizioni vigenti non sono nient'altro che la vita dei popoli, in definitiva. E allora non considerare la vita dei popoli significa che questa posizione, che questo modo di pensare, ha un'inflessione aristocratica. Ecco, tutto qua per completare un po' il discorso, questo parallelo fra, diciamo, appunto, politica e storia, in qualche modo. E comunque, insomma, anche con la domanda di Mariangela, restiamo un po' in argomento. Io direi questo, che sì, il termine rivoluzione, proprio come elemento di lessico, ha quella genesi, che è una genesi astronomica per l'appunto, e che è parallela in qualche modo, anche se diversa sul piano lessicale, a quella appunto del ritorno ai principi. Come poi questi termini entrano sul piano concreto della rivoluzione francese, e qui si entra appunto anche un po' sulle distinzioni, è una domanda un pochino più particolare, mi sono tenuto un po' per ora sulle generali, sulla differenza tra ognuno di questi autori che abbiamo nominato e il suo concetto specifico, no, di ritorno ai principi. In Saint-Just e nei Giacobini, hai ragione. C'è un po' questo, c'è un po' questo ritorno quasi letterale ai principi, cioè questa imitazione, per esempio, del Cesaricidio, cioè l'idea che, come appunto il passo che citava Letizia nel video, ecco, bisogna essere all'altezza dei romani, no? A un certo punto si dicevano i Giacobini in quel periodo. Dobbiamo essere all'altezza di fondare anche noi una repubblica e quindi essere all'altezza dei Cesaricidi. Ora, la cosa interessante dei Giacobini è proprio questa interpretazione molto letterale del ritorno ai principi, cioè perché è tanto più paradossale, perché Saint-Just ci dice: noi tanto più aderiamo a un modello antico, comunque anche arcaico, tanto più cambiamo la storia. Quindi c'è questo elemento davvero di avvicinamento, di letteralità, ecco, del ritorno ai principi. Che per esempio in un Machiavelli, ma anche negli altri autori che abbiamo nominato, è un pochino più sfumato. In Machiavelli c'è un ritorno ai principi, potremmo dire, più formale, cioè c'è l'idea di tornare all'atto fondativo, di ripetere la fondazione, quindi non di rifare quello che ha fatto Romolo pari pari, insomma, ma di, come dire, di ripetere la creazione di qualcosa di nuovo. Ecco, perché la creazione di qualcosa di nuovo in quanto tale, per Machiavelli, che ragionava ancora un po' sull'ordinamento politico come se fosse un corpo, appunto, un corpo che si rallenta, si ammala in qualche modo. Allora il ritorno in quanto tale, la ripetizione della fondazione, la continua rifondazione del corpo politico è un elemento, insomma, salutare come tale, no? Bisogna pensare a questo corpo politico conflittuale al suo interno, quando è in salute, secondo Machiavelli, in cui piano piano, no, quando gli oligarchi prendono sempre più potere, insomma, rallenta questa vita interna. È come se rallentasse, se la immagina un po' così, con una metafora organica, in qualche modo naturalistica. Allora cosa bisogna fare? Bisogna dargli un colpo, no? Bisogna dargli un colpo e rimettere in moto il motore. E questo è uno di quegli eventi traumatici, anche un po' forti, di cui parlavamo prima, che però, appunto, il cui tratto importante, il cui tratto rilevante per Machiavelli è appunto questo dato di fondazione di qualcosa di nuovo. Mentre, appunto, per i Giacobini, hai ragione, c'è un tratto, c'è un'inflessione leggermente diversa e ancora più interessante per certi versi, perché è davvero un'imitazione, vuole essere, davvero viene pensata come un'imitazione del passato. E d'altra parte, bisogna anche pensare che questi, appunto, questi avvocati colti che rappresentavano un po' la cupola dei club giacobini,
erano stati educati in istituzioni scolastiche, anche prestigiose, spesso, come dire, non erano, come dire, necessariamente esponenti di una ricchissima borghesia, tante volte avevano usufruito di borse di studio già all'epoca per studiare in prestigiosi licei. Però in questi licei si diffondeva davvero un mito di Roma e su quella tradizione romana si giocava una partita, perché anche autori invece di taglio più conservatore dicevano: ma no, ma il re è erede dei grandi imperatori romani, eccetera, eccetera. E quindi su Roma, sembra un po' strano a dirlo perché già all'epoca, cioè, era passato diverso tempo, si giocava una partita politica forte, culturale sì, ma poi davvero, davvero politica, e chi riusciva a appropriarsi in qualche modo del mito di Roma aveva un vantaggio nell'incidere su un senso comune davvero un po' diffuso, perché non era solo una questione appunto, di elite culturali, eccetera, eccetera. Nei club giacobini si facevano manifestazioni in cui si scoperchiavano busti di Bruto, no? Il grande cesaricida, e si diceva: allora noi dobbiamo fare, appunto, come Bruto, il grande liberatore repubblicano. E non è che gli accompagnavano alla Neuro, insomma, no? Ma dicevano: ah, bellissimo, no? Ottima cosa, e facciamolo, insomma. Quindi ecco, c'era un po' questo mito che fra l'altro nasceva, e non ve la faccio troppo lunga, nasceva proprio da Montesquieu, che è stato insomma, alcuni dicono l'Hegel del Settecento, no? Questo grandissimo autore che ha scritto quest'opera Mondo, Lo spirito delle leggi, che è un'opera amplissima, che va ben oltre appunto la divisione dei poteri e quelle cose lì. Ci sono un sacco di libri sui costumi, appunto, sul commercio, no? Su appunto i dati duri, insomma, della realtà, sulla schiavitù, su queste tendenze, no? Appunto sociali radicate. Montesquieu si chiede: ma come mai, insomma, eccetera, eccetera. E studia più che altro quello, in quel libro, insomma. E Montesquieu è, per esempio, l'autore che ha ispirato l'enciclopedia degli illuministi, insomma. Tanti articoli, tante voci dell'enciclopedia sono praticamente riscritture dello spirito delle leggi di Montesquieu. E ai giacobini arriva molto questo influsso, si dice sempre che gli arriva Rousseau, ma gli arriva moltissimo Montesquieu, e quindi anche questo grande scopritore Mamma mia. della società. E beh, direi questo, insomma. Se deve andare Mariangela, no, ciao. No, però io volevo, collegandomi a questa cosa delle... Anch'io c'ho Barbero che fa rivolta, rivoluzione, no, nei testi. E anch'io quando ho dovuto parlare... Ho fatto la riforma protestante e facevo proprio, ma anche Cazzaniga mi diceva sempre questo cambiamento della rivoluzione rispetto alla rivolta. E quando dovevo spiegare la riforma protestante in classe, i 12 articoli che scrivono i contadini, no? Per ammazzare, per uccidere gli aristocratici, dicono: di fronte all'accusa, voi volete sovvertire Domino l'ordine, Marciano, i contadini cosa dicono? No, noi non vogliamo sovvertirlo, noi lo vogliamo restaurare. Siete voi che l'avete deturpato perché le terre erano comuni, la terra era in comune, siete venuti voi stronzi, avete fatto la proprietà privata, le recinzioni e ora ci avete messo in doma. Quindi la legittimità me la costruisco, dice, e facendo un atto di rivoluzionario, che però vengono chiamate rivolte contadine non a caso, lo faccio rivendicando il fatto di essere io quello che riporta l'ordine e che ritorna all'ordine che aveva voluto Dio. La rivoluzione francese, e poi c'è rivoluzione francese, quello che dici te, no? La parte, io, pur essendo una grande appassionata della rivoluzione francese, questo aspetto, no? Di questo rapporto così stretto di un'ala, da parte dei rivoluzionari giacobini in particolar modo, e quindi con la storia dell'antica Roma non avevo così chiaro. Però più in generale mi chiedo anche, no? Proprio rispetto più a un'interpretazione storiografica come quella che può essere di Brodel, sì, di Brodel, di Bla Marc Bloch, scusate. Marc Bloch, no, Marc Bloch è uno che dice: guardate che quando noi dobbiamo fare la storia non dobbiamo studiare solo gli eventi, no? Le guerre, il singolo fatto. Noi dobbiamo capire come ragionava la gente, la mentalità collettive. E quindi effettivamente un altro esempio che facevo in classe,
l'altro giorno della riforma protestante, come è stata letta nell'interpretazione, dicevo, e c'era il nostro comune alunno, Mariangela, a cui gli parlavo e mi ha chiesto di andare in bagno, non a caso. Questa domanda che ti dà soddisfazione sempre. E quindi... No, è chiesta di liberazione. Mi ha detto, però mi sopravvaluta, prof. E quindi gli ho detto, ma scusate, no? I contadini, per legittimarsi, dicono, devono, e anche quindi cambiare un ordine, uno stato, un ordine economico, fanno riferimento a un linguaggio tipicamente religioso. E anche la struttura in cui immagino il cambiamento è fortemente segnato da quel patrimonio, da quel bagaglio culturale. Quando c'è stato, e questo c'è stato anche quando c'è stata la crisi del 300, la peste, devo spiegarmi questa cosa che sta succedendo, è Dio che mi sta punendo, i flagellanti che si flagellano e quindi, con le cortei, e quindi spargono di più ancora la peste. Quando c'è stato il discorso, io gli facevo, quanto funziona, no, la mentalità collettiva, per dirgli quanto è interessante vedere come la gente ragiona e quali sono quei bagagli culturali che fanno sì che un tema, che un concetto prenda piede. Al di là del fatto Covid sì, Covid no, noi siamo tutti vaccinati, ecco, sappiatelo, questa cosa. No, quando... eravamo, io ora mi raccolgo. Però quando c'è stato il tutta la questione del Covid, perché c'è il Covid? Non è che abbiamo tirato fuori Dio, c'è stata una punizione. Per spiegare perché c'è il Covid, abbiamo tirato fuori, c'è l'opzione complottista, c'è qualcuno che ci vuole il tema libertà, quindi che vuole limitare la mia libertà, e su cui, quindi tutti questi temi, no, che sono sensibili, che fanno presa. Quindi effettivamente, no, è solo una chiave in più per dire che molto spesso quando la specie umana ha pensato di cambiare le cose in qualche modo per legittimare quello che stava facendo e creare quindi consenso, doveva più consciamente o meno consciamente, consciamente, trovare un linguaggio che potesse essere compreso e che facesse parte di quel bagaglio culturale, ok? Quindi c'è questo aspetto qua. Poi, rispetto alla questione, la cosa che mi si è chiarito tanto ora nel tuo ultimo intervento, no? Il problema è quindi politica sociale. Se io voglio fare un cambiamento politico, quanto riesco a interloquire con la società e quindi a essere interprete dei bisogni della società? E c'è l'ala, diciamo così, più reazionale, che dice: io faccio il cambiamento, me ne frega un cazzo poi di capire come sta la società, eccetera, sono autoreferenziale e poi divento il fatto che sono più efficiente, decido io, siete una manica di incompetenti, che cazzo volete mettervi a decidere voi, ok? Però mi chiedo, anche qui, è vero che è stata l'ala conservatrice, ora io qua su questo, tanto io, ragazzi, un po' di perplessità sul populismo ce l'ho e quindi ritornano sempre fuori queste cose. Quando però poi dobbiamo decidere il cambiamento, è vero che il dirigente, chi dirige, deve interloquire sempre con diciamo, il popolo e quelle mentalità collettive, quel bagaglio culturale lì, ma poi chi decide? Chi è? Cioè, come si instaura questo dialogo tra i diretti e i dirigenti, ok? Che è un problema tipicamente della tradizione anche comunista marxista. Lo stesso Gramsci poi lo rivede, cerca di riformularlo, l'idea del collettivo, come deve essere tutti insieme, appassionatamente ragioniamo. Però c'è questo tema, c'è del fatto che, come chiamava Cazzaniga, l'aporia dell'eguaglianza. Lottiamo per l'uguaglianza, ma noi siamo i più uguali e quindi ci dobbiamo differenziare da voi e dirigervi per conseguire l'uguaglianza. Poi sta in chi dirige politicamente capire i rapporti di forza, cioè nel senso, quando c'è la svolta di Salerno, Togliatti e Stalin, e dovevamo parlare di internazionalismo e parlano, poi invece dobbiamo fare la liberazione nazionale, cioè... E scelgono e dirigono e interpretano e diventano e riescono a far diventare le loro parole d'ordine, perché forse riescono a cogliere la situazione e diventano parole d'ordine di tanti. Quindi,
E sì, è vero che la politica deve chiedersi della società, eccetera, però è soltanto una questione di interpretazione di quelli che sono i bagagli culturali che mi permettono di creare identità, eccetera, o anche come può essere risolto il rapporto dirigenti e diretti, perché l'altra domanda qui, quindi molto spesso nel tuo testo, giustamente, cioè, giustamente un tema centrale è no, rinnoviamo le istituzioni. Come si rinnova? Cioè, nel senso, il problema del cambiamento, perché le istituzioni funzionino bene, no? Machiavelli, come dici te, addirittura dice facciamo le punizioni, oppure mettiamo ogni 10 anni degli organi che cambino queste istituzioni. Spinoza invece è un altro modello, e Gramsci anche ancora. Cioè, il problema è sempre come io posso mantenere vivo, io sono più per l'ottica conflittuale, il conflitto all'interno della società che però diventi un conflitto governato. Perché poi è quello, questa cosa qua, cioè se diventa che deve venire uno che mi invade, cioè, però Parte del quindi se il machiavellico. conflitto è quello che mi Meglio sposta rispondere. l'obiettivo, perché è dal conflitto che io riesco a trovare un nuovo obiettivo di lotta e contemporaneamente a creare adesione e consenso su quell'obiettivo, mi chiedo, ma come faccio a innestare questo conflitto? Cioè, nel senso, in che modo l'alimento? Machiavelli, nella sua lucidità, lo dice, addirittura ipotizza queste istituzioni che si debbano rifondare ogni 10 anni, proprio perché dice, se no, qua poi si passano all'immobilismo. Però quello è il problema serio. E la soluzione populistica, quindi dire, c'è un popolo che manteniamolo vivo, ma è... Come facciamo poi a governarlo questo popolo? Di fatto il problema perché bisogna governarlo in qualche modo il conflitto. E il problema dei diretti e dirigenti c'è sempre. E in che modo le opzioni che stanno avanzando, che piacciono al Nencio, possono darci che populismo, la peperon stavo La chiamando. peperonata, Oh, la ragazzi, ho peperonata fatto del Nencio. 5 ore di fila a scuola, Mariangela, diciamocelo, parlare 5 ore non è facile di fila, con questi che ti chiedono, te ti sei infervorata, posso andare in bagno, ma Sono qui vaffanculo. a 2 ore, tutti i segni che hai fatto il discorso che cambierà la storia, no? Che hai rimarrai i posso andare in bagno, no? Prof, mi ridai il cellulare. Quindi questo era, scusa, non No, so se sei stato ordinato. inserirmi in questo, nel senso, e proprio da questo punto di vista qua, no? Io voglio sempre rivalutare, dare una dignità al mio economicismo, no? Anche in chiave di quello che ti ho detto, che secondo me risottolineo il discorso del debito di Hudson, secondo me a te ti interessa. E nel senso è dentro il filone delle robe su cui stai studiando e che stai studiando te. Mi interessa, fra l'altro, Isabella Weber, che hai citato, che è un Ah, libro è bellissimo, veramente entusiasmante, che incredibile. È consigliamo a veramente tutti. incredibile, un Parentesi. libro veramente incredibile. No, quanto appunto un po' la chiave di questo c'è. Se non ho capito male, sicuramente mi sono perso dei pezzi, ma se non ho capito male il succo, cioè qual è il meccanismo per cui io in qualche modo rendo necessaria e strutturale, non esclusivamente soggettiva, questa esigenza ogni 10 anni, dice Machiavelli, di rinnovare, no? Che tra l'altro l'ho sottolineato nel brano, quei 10 anni, perché mi ha colpito, perché parliamo di 10 anni in un'epoca in cui la storia procede comunque lentamente, cambiamenti. Cioè, quei 10 anni all'epoca di Machiavelli, a oggi sono ogni 6 mesi. Sì, forse. Cioè, semplificando, Sì. però un po' c'è quella cosa, cioè, quindi continuo, a rivoluzione continua proprio, no? Che è una roba che a me mi ha sempre spaventato tantissimo, perché sono un po' confuciano dentro, sono democristiano dentro. E mi chiedo però quanto, siccome diciamo appunto questa mia prospettiva economicista aiuta proprio in tradizione marxiana, no, a capire quanto rapidamente, no, poi si ricreano, e Hudson appunto con la storia del debito lo spiega molto bene, si ricreano, no, le polarizzazioni, no? E si ricreano in modo assolutamente non soggettivo, in maniera proprio strutturale,
Per cui a quel punto il rinnovamento continuo ha una base materiale molto solida che è quella, cioè ogni qualvolta queste sproporzioni diventano di dimensioni per cui sono anche disfunzionali, no? Sì. In generale sono disfunzionali. Il debito oggi è disfunzionale per l'economia tutta. Non è che l'economia di oggi va bene, però ci sono le oligarchie che se la prendono. L'economia di oggi va una merda e nella merda, diciamo, tutti ci sa di meno, però le Mariangela va. oligarchie, ciao Mariangela, buonanotte, le oligarchie c'hanno di più perché rubano, è più quello che rubano di quello che perdono, no? Quindi però è disfunzionale in generale, in senso interclassista proprio, no? Certo. E quindi mi chiedo quanto appunto per risolvere questa cosa qua, che se no appunto richiede questo sforzo che è lo sforzo che ad esempio c'è stato in Cina, no? Nella rivoluzione culturale che secondo me c'è una visione un po' manichea che non tiene conto di alcune cose che invece poi nella storia della Cina anche dei decenni successivi hanno pesato, no? Però è terribile, cioè, dico questa cosa qua non perché penso sia che non sia stata terribile la rivoluzione culturale, dico questa cosa qua perché proprio per valutarne lucidamente il livello di terribilità, bisogna anche capire che non era solo terribile, cioè ha avuto anche delle cose che per la Cina, per quello che hanno generato dopo, hanno anche avuto una cosa positiva, come quando si dice anche Mussolini ha fatto cose buone. Secondo me bisogna sempre dirlo. Anche Mussolini ha fatto cose buone, anche la rivoluzione culturale ha fatto cose buone. Tutti fanno anche cose buone, bisogna scinderle. Però è proprio questa, c'è cioè questo sovraccarico di soggettività che si rende necessario quando te ti poni un po' questa domanda, che è la domanda che si pone la Letizia, no? Di cos'è che mi spinge a questo rinnovamento che da solo mi permette di mantenere viva la conflittualità dentro la società e quindi di tenerla viva, e però gli dà non appunto una caratteristica puramente avventuristica, ma le dà una caratteristica anche di ricerca in qualche modo, tensione continua verso un funzionamento in qualche modo, un equilibrio più Sì, 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 in sì, sì. chiave, no, moderata alla Spinoza Sì, sì, o. sì, sì. Allora, poi magari, come dire, mi ricordate qualche domanda perché, o comunque qualche spunto perché ce ne sono tanti. Li pesco un po', così a strascico in qualche modo. Intanto parto dalla fine perché me le ricordo meglio. Un paio di cose su quello che dicevi te, Giuliano, rispetto di nuovo a Machiavelli, un paio di caveat, mi fate fare lo storico, che è un po' un ruolo, diciamo, come dire, mio malgrado in qualche modo. Lì bisogna pensare anche, tu dicevi, sì, 10 anni, però in un'epoca appunto in cui il tempo va più lento. Sì, in realtà in parte solo per avere un po' la misura di quello che sta dicendo Machiavelli, per due motivi. Un po' perché Machiavelli comunque è un uomo che vive nel corso delle guerre d'Italia, che per l'epoca furono vissute come una fortissima accelerazione del tempo storico, di trasformazione, di crisi del mondo rinascimentale, insomma, umanistico. È uno dei passaggi che portano l'Italia verso una modernità che poi sarà faticosa. E quindi c'è questa accelerazione, secondo alcuni studiosi addirittura, autori come Machiavelli, Guicciardini, Savonarola, possono essere unificati, insomma, proprio da questa idea per cui iniziano a riflettere sulla congiuntura storica, per il fatto che la congiuntura storica diventa l'elemento fondamentale su cui riflettere, perché la congiuntura storica sta accelerando e sta cambiando continuamente. E quindi questa ripetizione, questa riflessione sulla ripetizione differenziale, sulla ripetizione che però modifica costantemente qualche cosa. La storia di Firenze, per esempio, è quella, no? È un continuo modificarsi di pezzi di ordinamento, no? Classi sociali che si rinnovano, che entrano dentro,
esili invece di interi pezzi di cittadinanza, potremmo dire, di intere classi sociali che poi però rientrano, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, la storia di Firenze che scrive Machiavelli alla fine della vita, le storie fiorentine parlano un po' di questo, no? Sono un turbinio, ecco, di modificazioni costituzionali e di, appunto, ritorni ai principi, alterazioni, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, invece, sul fatto che, anche qui, che si debba introdurre un cambiamento appunto ogni 10 anni o comunque piuttosto, come dire, spesso. Anche, questo è un elemento anche un po' antico che vive ancora in Machiavelli, cioè gli antichi e ancora fino a tutto il Rinascimento pensavano che non avevano paura di affidare anche tutto il potere a qualcuno a patto che durasse poco. È una cosa un po' diversa da noi, cioè che siamo appunto figli di una tradizione in gran parte liberale, per una parte importante liberale, che ha paura di affidare il potere, tutto il potere a qualcuno, chiunque sia. Prima, ecco, in questo pensiero appunto anche in parte ancora premoderno, c'era questa idea che appunto il potere lo si può tranquillamente affidare tutto a qualcuno, si può nominare un dittatore, un tiranno, no? Come dicevano. Nella Grecia classica lo chiamavano proprio tiranno, che non voleva dire niente di male all'epoca, no? Voleva dire solamente che c'è un momento in cui bisogna che la decisione, appunto, avvenga in maniera un po' rapida, a patto che duri poco, a patto che duri un tempo limitato, in qualche modo, e non avevano nessun problema a poi cedere quel potere. Era una cosa tradizionale, un po' di differenza rispetto a come ragioniamo noi. Poi vengo alle questioni più grosse e ci arrivo attraverso la cosa che diceva Letizia, che secondo me fa un esempio azzeccatissimo di questo rapporto tra come dire, innovazione politica, intervento politico e un po' sedimentazione invece delle condizioni con cui in qualche modo bisogna sempre fare i conti. Il Covid, no? La congiuntura, chiamiamola, del Covid. Beh, lì l'inclinazione prevalente, tu dicevi complottismo, ci vogliono togliere la libertà, a me colpì più ancora che le frange più estreme, complottiste, invece un certo senso comune, anche intellettuale, che portò subito a riflettere, almeno qui in Italia, insomma all'estero forse leggermente meno, però su, per esempio, appunto lo stato d'eccezione, questa categoria schmittiana, no? Sull'idea che, oh mio Dio, si sta sospendendo la legge, che poi forse era vero fino a un certo punto. Però anche da autori intellettuali insospettabili e di tutt'altra confessione politica, lontani anche dal liberalismo o dal neoliberismo o da cose del genere. Però lì si vede 40 anni, si vedono secondo me 40 anni di neoliberismo, che hanno sedimentato nella coscienza diffusa anche degli intellettuali, perfino progressisti, che si autopercepiscono come progressisti, l'idea che, oh mio Dio, il potere è sempre nemico, è sempre di qualcun altro, e è sempre un Moloch di cui non ci si può, figuriamoci, impadronire, ma che non si può nemmeno un po' contendere in qualche misura. E quindi attenzione, perché la cosa importante è difendere il nostro perimetro di libertà, di autonomia. Ecco, questa è una cosa che nella modernità la inventa Hobbes, e in questo è considerato un antesignano del liberalismo. Ecco, l'inventare questo perimetro, Sì. no, sempre più stretto, individualistico, sempre più individualistico, che infatti all'epoca del Covid, curiosamente, ha unito neoliberismo hardcore, tipo beh, da noi Confindustria, eccetera, eccetera, e frange che fino a qualche mese prima si sarebbero definite sovraniste, no? Quindi anche un po' stataliste, quindi strano, no? Perché queste due frange così apparentemente diverse, no? I sovranisti che criticavano l'architettura neoliberista dell'Unione Europea, no? Eppure si trovano sul Covid dalla stessa parte. Perché tutte e due queste correnti politiche pensano un perimetro sempre più stretto. Da un lato il perimetro della sovranità, che diventa sempre più, come in America, sovranità di gruppo e individuale. E questo fa, come dire, fa il paio con l'individualismo classico, diciamo, liberale e liberista. Quindi proteggere questo spazio, ecco, questo spazio sempre più in cui la sovranità finisce per coincidere con l'autonomia Con me dell'individuo, in stesso. qualche modo, esatto, con me stesso, sempre di più, sempre più stretto questo perimetro, in qualche modo. E lì, invece, appunto, al contrario, per esempio, tu facevi l'esempio di una svolta di Salerno, eccetera, quella sarebbe stata, mio parere, ma insomma, secondo anche qualcuno più autorevole di me,
un momento in cui tentare di incidere sul senso comune sedimentato, dicendo: ma noi qui ci salviamo però solo come comunità, solo tutti insieme, no? Solo andando a incidere sugli strumenti collettivi, insomma, che non sono solo la sanità, ma insomma sono gli strumenti della produzione collettiva, come facciamo a riorganizzare la nostra vita in presenza di un'anomalia così, così particolare, su cui da soli non ci salviamo, o come gruppi non ci salviamo. Invece il riflesso condizionato è stato subito salvarsi da soli. Ecco, e questa è veramente un influsso di, appunto, anche lì, apparentemente una crisi che apre uno spazio di intervento alla politica, e invece in cui il senso comune sedimentato, la tradizione, invece lì non si sposta. Non si sposta, e anche chi No. pensa di essere controcorrente parla ancora quel Sì, linguaggio là, non no? sposta nulla, Non sì. sposta nulla, cioè davvero, c'è un bell'articolo che c'è sempre sul sito di Verso Books, insomma questa casa editrice inglese molto importante, interessante, di questo Benjamin Bratton, che è uno studioso di teoria dei sistemi, insomma, che è un mezzo scienziato, che si chiama Agamben What the Fuck, e il sottotitolo How Philosophy Failed the Pandemics. Come? Perché la filosofia è come la filosofia ha fallito la pandemia, cioè ha mancato l'incontro con la pandemia, e lui riflette proprio su questo senso comune. Ci richiedono la casa editrice che nella mia ignoranza non me lo ricordo. Verso Books, se volete, insomma. Comunque Verso, che è una casa editrice radicale inglese, che pubblica un sacco di autori interessanti, e ha pubblicato questo libro di questo Benjamin Bratton, che si chiama The Revenge of the Real, la rivincita del reale, no? Che sarebbe appunto in quel caso il virus, in qualche modo, che spezza un senso comune sedimentato. No? E lui proprio riflette sul fatto che la filosofia avrebbe dovuto dire: ma insomma, qui ci salviamo come comunità. E invece ha Come iniziato a dire comunità. da tutte le parti, sia a destra, insomma, sia che in autori come un Agamben, che si ritengono anarcoidi, no? Radicalissimi dall'altra parte, invece ha iniziato a dire questa cosa qui: ha iniziato a dire ci salviamo da soli, ha ripetuto il senso comune vigente, radicalizzandolo perfino. Ecco. E questo, insomma, ha tutta una serie di. Ha tutta una genesi che Bretton ricostruisce in maniera molto, molto interessante. E un'altra cosa, appunto, sempre su questo esempio, che secondo me ci parla di questo, del rapporto tra intervento politico e senso comune sedimentato, è un altro bell'articolo che ho letto come dire, sulla zero Covid in Cina, di questa esperienza di una persona che ha fatto lo zero Covid in Cina. E raccontando che insomma, è un po' diverso da come ci è stato detto, ma lui riflette, in realtà la sua riflessione è molto amara sul fatto che un paese come la Cina ha provato a reagire in una maniera un pochino diversa, no? Un pochino più come comunità, attraverso degli strumenti un po' diversi, anche per cultura, in fondo, anche confuciana, però in un mondo che in gran parte ha reagito diversamente, ha reagito individualisticamente, anche come stati, pensiamo a tutta la vicenda dei vaccini, eccetera, eccetera, non è quasi servito a nulla. Lo zero Covid, in fondo, se non è proprio fallito, però ha avuto grandi difficoltà per questioni ambientali, perché lo zero Covid non ha senso in un paese Lo zero solo. Covid in un In paese un solo, paese nel solo non ha socialismo nessun socialista. senso, è impossibile, è impossibile. Comunque un bilancio sbagliatissimo. Ecco, lo Hanno sapevo. salvato 6 milioni Ma di esseri umani. lui naturalmente lo dice, lo dice, però riflette un po' sulla, come dire, sul risultato mondiale della pandemia, globale, insomma. E su come appunto questa strategia non è mai riuscita a diventare un'alternativa globale, insomma, e su come invece quella sia tipicamente una sfida sistemica, insomma, una sfida che si risolve tutti insieme, e su quanto, diciamo, appunto 40 anni di senso comune neoliberista abbiano, come dire, tolto di mezzo qualsiasi ruolo della politica, no? Abbiamo impedito alla politica di poter fare qualunque cosa, come vediamo anche sulle crisi ambientali, eccetera, sull'idea stessa che possa fare qualcosa la politica, ecco. Tutto qua. Per quanto riguarda poi le altre questioni, non so se la faccio troppo lunga, se volete No, invece dire no, no, ma qualcos'altro, mi perché interessa. divento un po' prolisso, ecco, su questo. No, le cose che dite sono molto interessanti. Io sono abbastanza affezionato, ecco, in questo rapporto tra, diciamola un po' all'antica, tra condizionamenti strutturali e ruolo della sovrastruttura, cioè ruolo della politica, dell'ideologia, dell'elemento simbolico,
questo doppio movimento, cioè l'idea che in fondo lo spazio per la politica si apre a certe condizioni, appunto, a certe condizioni che si devono studiare in chiave economicista, come dicevi, che dicevi giustamente, e che però quelle condizioni aprono esattamente Io quando dico economicista non è che lo rivendico come di sono no. ganzi che pensano, è proprio una mia, cioè una mia distorsione per cui su alcune cose io devo essere preso con le pinze perché ho un'ottica prevalentemente Asperger sui numeri dell'economia. Anzi, Che però a volte, cioè, serve anche quella, quindi. certo, io condivido anche anzi, la direzione, e infatti, come dire, sono abbastanza affezionato a questi modi di pensare che pensano poi all'intervento politico, diciamo, quegli spazi in cui allora la freccia, no? Cioè non è solo l'economia che influenza poi la coscienza collettiva, la politica, ma appunto la freccia si inverte a certe condizioni, no? E allora la politica. La mentalità, insomma, il lavoro anche simbolico, ideologico, può influenzare le condizioni strutturali. Del resto, insomma, abbiamo esempi celebri, no? Per cui, appunto, come dire, insomma, la Margaret Thatcher, per, come dire, una delle prime cose che disse: noi dobbiamo lavorare attraverso la politica, attraverso il ramo simbolico della società, per cambiare le condizioni strutturali, nel senso di far trovare, di far pensare a tutti di essere proprietari, no? Bisogna, come dire, le persone devono smettere di pensarsi dipendenti, ma devono pensarsi, come dire, autonomi e dunque tutti, come oggi si dice, imprenditori di se stessi, no? E quello è stato un atto politico che ha, invece, come dire, la freccia si è rovesciata, no? Un atto politico che ha influenzato la struttura. No, come dire, ha favorito, come anche in Italia in quell'epoca, la piccola impresa, l'impresa personale, eccetera, eccetera, e poi per converso, no, ha di nuovo influenzato la mentalità, come le persone si sentono, si pensano. Quindi ecco, come dire, si possono fare tanti, tanti esempi su questo. Ultimissima cosa su quello che dicevate, delle molte, appunto, sicuramente mi perdo qualcosa. Io sono, come dire, sono da favorevole alla direzione, no? Cioè a pensare a una politica che torni a confrontarsi con le condizioni date, con le condizioni dell'economia, della società, eccetera, eccetera, in questa forma, se vuoi, più prudente, no, Giuliano? Perché in certi ambiti, fra cui la filosofia politica, ma insomma forse la politica in senso ampio, si viene da decenni in cui siamo stati completamente dall'altra parte, eh? Cioè con la crisi del marxismo, con la crisi delle grandi narrazioni. Si è tornati un po' come all'epoca, come dire, prima della Rivoluzione francese, eccetera, eccetera, in cui si pensa alla politica per se stessa. Ecco, faccio così anche quei piccoli esempi di politica culturale. In Italia il grande pantheon della filosofia politica dopo la crisi del marxismo, cioè a partire dagli anni Ottanta, è data da tre autori: Carl Schmitt, Hannah Arendt e Michel Foucault. Tutti, insomma, i grandi interpreti oggi anche della filosofia politica in Italia sono in qualche modo continuatori di questi autori e anche un po' li fondono insieme, nella stessa chiave, nell'idea che in fondo l'idea di un determinismo economico, eccetera, eccetera, ammazza la politica, le toglie qualsiasi spazio. Allora bisogna separare la politica dalla società, la politica dall'economia. E analizzare le categorie politiche da sole, per come stanno in quanto tali, tornare a parlare di cosa vuol dire sovranità, cosa vuol dire democrazia, cosa vuol dire libertà da sole, perché se no, appunto, queste vengono, la decisione politica, la possibilità di intervento politico viene travolta dall'automatismo, ecco, delle leggi di sviluppo dell'economia. Bene, allora il tentativo, piano piano, col tempo, speriamo, di tanti. È quello di invece reintrodurre piano piano, ecco, l'elemento, una riflessione su questo rapporto fra elemento strutturale e sovrastrutturale, naturalmente imparando quella lezione, cioè imparando che forse un errore di certe posizioni, di certe teorie, grandi narrazioni, anche un certo marxismo in certe fasi, è stato un po' sovradeterminare, ecco, il ruolo della politica, non pensarci abbastanza, ecco, e quella tradizione forse un pochino di limiti in questo senso ce li ha avuti davvero, insomma. Ecco questo, ma sicuramente mi sono perso tantissime altre No, no, osservazioni da parte no, vostra. no. No, il nodo un po' era quello lì.
No, si parlava del viaggio in Italia di Montesquieu, raccontiamo il questa cosa. cuore del viaggio in Italia di Montesquieu, perché se no qui. No, sì, ne parlavamo prima con i nostri amici qui pisani. Cioè, che lo, cioè, loro due. Cioè loro, insomma, no, che io invece sono noi. Carrarina. Perché appunto Montesquieu nel suo inventare la scienza della società, insomma nel suo inventare una forma di pensiero politico materialistico, insomma si è imbattuto anche in un viaggio in Italia, come facevano gli intellettuali, tanti intellettuali dell'epoca, insomma, per venire a guardare, insomma, di prima mano i grandi capolavori del Rinascimento e tutte queste altre cose. E Montesquieu è stato anche a Pisa e a Livorno e ne ha osservato le tendenze di fondo, ecco. E di Pisa non gli piaceva, insomma. All'inizio del Settecento Pisa gli sembrava una città ancora medievale, buia, fatta di vicoli. Lui si batté nel carnevale a Pisa e i trogloditi. Vide, esatto, ci vide molto, appunto, molto fanatismo ancora anche religioso, molta come dire, diffidenza verso il diverso, verso gli ebrei, eccetera, eccetera. E invece Livorno, che è una città più recente, insomma, di costruzione appunto settecentesca in gran parte, gli sembrava la modernità, gli sembrava una città all'epoca erano aperta. Dimensioni simili? Questo sulle dimensioni in assoluto non te lo so dire, però sicuramente Livorno è una città recente, una città effettivamente settecentesca, anche come proprio urbanistica in qualche modo, questi grandi viali, eccetera, eccetera. Livorno gli sembrava una città intanto con un sacco di luce e moderna, insomma, moderna, di costruzione recente e più aperta, ecco, anche all'accoglienza del diverso, eccetera, eccetera. E quindi in questo, come in altre città italiane, appunto Montesquieu ha provato a farsi un'idea dei costumi, appunto delle usanze, inventando davvero tra i primi una scienza della società, una specie di proto-sociologia, su cui appunto anche la politica dovrebbe riflettere. Poi, insomma, un uomo saggio che preferisce Livorno, insomma, la nostra città, a Pisa, questo non c'è dubbio, insomma. No, mi garba questa cosa qua, che per riscoprire, diciamo, i padri fondatori del liberalismo ci vogliano comunisti, perché cioè è buffa sta cosa. Eh sì, poi insomma, sì. No, che poi si diceva su Montesquieu, su questo siamo molto allineati. Non tanto per la diatriba campanilistica a Pisa Livorno, ma perché come noi, come me, il Nencio, insomma, amava, oggi sarebbe come me il Nencio, che ama le rotonde, i centri commerciali, insomma. Anche posti te ami le rotonde. Le rotonde sono... Ma lui non abita in un posto da rotonda. Poi lui è andato a stare in un posto di merda, aiale, con il mezzo a cinghiali. C'è una roba veramente, una vergogna. Io sono ritornato ai principi. Esattamente. Veramente pesto. Comunque hanno notato, quando uno ha detto: ma quanto fumo passivo devi subire? Cazzi suoi. No. No, e sono anche ipocondriaca. Io ci ho anche pensato periodo. Ci manca anche quella, che ci ha rotto noi anche su quello, poi siamo a posto. Grazie mille, è stato un piacere. Mi rendo conto, magari è stata, insomma, densa, ecco. Quindi. Questa volta è super, no, è astratto, densa, un po'. La differenza, cioè, se vuoi... Questa però, la differenza per me è che questa rimane, cioè, la vai a vedere il prossimo anno, fra 2 anni, fra 5 anni. Fra 6 anni, e non è che questa dice. Cioè, nel senso, la puntata su Obel, di Obel, o la puntata di Nancy Fraser, oggettivamente sono più, tra virgolette, abbordabili, ma perché c'è un'impostazione storica. Sì, più storica. Cioè, non è dire meglio o peggio, però il linguaggio storico è descrittivo. Il linguaggio filosofico, e se no non si parlerebbe di filosofia, è astrazione. Quindi, assolutamente, cioè, assolutamente. No, però questo, cioè, quando si parla tanto di, no, di divulgazione, con bei miei tempi, no, i boomer, no, nemmeno mia mamma, mio babbo, negli anni 60 facevano, no, la TV che insegnava. Nel senso, sì, se no... beccatevi la TV che insegna. La TV che insegna, o comunque che discute, che parla in un altro che modo. Che ci prova. The Educational Channel.
rieduca, perché poi io, cioè, Ah, ci sono delle ventoline che estraggono il fumo. Ma non mi rompere quelle, ma Jacopo, ma non c'è niente di meglio da fare, eh? Dai. Va bene, grazie mille, bimbi. Ci si vede domattina per la rassegna stampa, che vi faccio il conteggio di quanti palestinesi hanno spiscinato questa notte. E domani c'è Otto Volante, che cercheremo un po' di affrontare la questione anche della guerra recente, insomma, scoppiata, di questa nuova fase di questa guerra mondiale a pezzi, dal punto di vista anche un po' più economico, tornando a approfondire anche con Gabellini un po' la crisi economica negli Stati Uniti, che ovviamente giustamente noi per primi, anche domattina il pippone è su Gaza, quindi non è che sto dicendo che inevitabilmente oggi, questa settimana qua, si parla di Gaza, di che cazzo altro vuoi parla, però diciamo non è che tutto il resto rimane fermo, ecco, tutto il resto continua a muoversi, compreso il fatto che ormai la controffensiva è passata di moda, e anzi la controffensiva ora la fanno russi, quindi insomma, e compreso il fatto che la guerra dei rendimenti dei titoli di Stato continua ad andare a palla, e questa roba qua, no, non credo che sostanzialmente nessuno in Italia abbia idea di cosa significhi nei prossimi 12 mesi. Cioè, proprio penso che si viva in un mondo etereo che non ha niente a che vedere con l'enorme cazzo gigante che ci stanno infilando su per Eccolo il là. culo. Va bene, questa era Però una nota alla piccolona. fine uno ha detto Mbuti. Mbuti mi sembra. Ciao bimbi, a domattina con la rassegna stampa. Domani è giovedì, c'è Chiara Statello, ovviamente. Ciao! Ciao, Ciao! ciao.